Ripartiamo dal territorio della Puglia, ci siamo fatti un po' di chiacchierate nella pausa e raccontatemi un po' di progetti che state realizzando qua. Sono incuriosito da questo delle piste ciclabili, Sì, del allora, bike. progetti non, progetto nello specifico non ce n'è nessuno, io ho un'intuizione, ma ho anche remore a parlarne perché non lo so, sono nella fase in cui parlarne porta male. Ah, no, poi me le dovete dire invece questi progetti. Allora, riassumendo rapidamente, no? Questa atmosfera dell'innovazione, della creazione di Sì. start-up, per cui serve l'ambiente fertile, la contaminazione. Andrea, possiamo guardare il profilo Facebook di Puglia? Ah, perché questa non è buona? È No, è ancora in costruzione. ancora in costruzione. E ditemi voi. Punto com, vero? Slash non ricordo meglio. Entro con il mio profilo? Va bene. Sì, beh, c'è, col tuo profilo, poi cerchi. Sì, ciclovie di qui, mi sa che sta scrivendo. Allora, stiamo vedendo un progetto legato alla Puglia, legato al mondo Al del mondo del bike. ciclo del biking e del cicloturismo. Come si chiama? Ciclovie di Puglia. Ciclovie di Puglia. Sì. Forse? Ciclovie, ho scritto bene? Forse vale la pena di. No? C'entra niente? No, Puglia. perché secondo me non bisogna cercare da dentro Facebook, ma da Cycle? Google. Puglia nudisti, no? No. Vediamo da Google. Sì. Ciclovie di Puglia puoi cercare direttamente. Sì. Piste ciclabili della Regione Puglia? Guarda, c'è qui l'indirizzo. Si scrive. Ah, Puglia Cycle Routes è in costruzione, mi dicono. Vediamo un attimo se Dite. cos'è Ciclovie di Puglia. Sì, ditemi. Spiegatelo voi perché io esattamente non lo so. Spiegatelo. Vabbè, innanzitutto è un progetto che, come è visibile, è ancora in costruzione, che è questo. Ok. Diciamo, quindi in realtà oggi stesso c'è un incontro, sì, oggi stesso c'è un incontro a Bari fra associazioni, tra cui la Cicloficina e anche, diciamo, progetti per comunicare e alcuni, diciamo, responsabili Vediamo se regionali. c'è qualcuno che ci segue. Mettete un like Sì. su Ciclovie di Puglia su Facebook. Vabbè, Vediamo se insomma, da l'idea. 148 passa a Sì, 149, io tra l'altro al momento curo la pagina social, quindi quindi sei tu il ahimè sì. curatore. Vai. Sì, però ovviamente è in piedi da poco, si sta costruendo Come tutta ti la chiami? struttura. Domenico, Domenico? Maggi Pinto, non so, sì, dovrebbe stare là. Vabbè, Va bene. quindi in Lo stai realtà facendo vedere a tutto schermo, Marco? sì, Ok. l'idea alla base del progetto, che ripeto è ancora in itinere, è quella che la Puglia può rappresentare un'importante meta turistica per un target molto importante che è quello dei cicloturisti, in particolar modo non solo italiani ma esteri, Qui c'è Valentina quindi sì, con chi è? Silvano, oggi malato. Ora però si parte da un piccolo handicap, cioè che Sì. probabilmente un turista che non conosce il territorio può pensare che e giustamente pensa che la Puglia non è pronta a livello infrastrutturale ad ospitare il cicloturismo perché non ci sono di fatto piste ciclabili come possono esserci, che so, in Olanda, in qualsiasi altro paese europeo, in cui qualsiasi tratto o quasi tutto del paesaggio 150, qualcuno ci segue, è eh? O avete visto. fatto voi? No, 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 no. Beh, È già avevo avuto due like. accompagnato da piste Grazie. ciclabili strutturate.
E niente, vabbè, quindi l'idea del progetto è che al di là di quello che possono essere le infrastrutture, la Puglia di per sé naturalmente ha delle vie che sono ciclabili, che possono essere le vie di campagna, possono essere vie diciamo che seppur non hanno le infrastrutture, di fatto la Puglia si può scoprire in questo modo. Peraltro la Puglia è un territorio molto vasto, per cui andiamo da, insomma, dal Gargano, quindi dalle montagne al mare, al paesaggio, insomma, di campagna, o comunque insomma vari scenari. Quindi la scommessa è questa, in parole più o meno povere. Sì. Posso aggiungere una cosa? Vai. Per un attimo inquadrare come nasce questa idea, perché in realtà ciclovie di Puglia.it, questa è una startup. Sì, la conosco. Sì, sono biciclette elettriche che puoi noleggiare. Sì. Sono un po' care, però mi sembra. Non vorrei che ci fossero. Sentivo il proprietario della mia masseria che diceva che costava tipo 50-60 euro al giorno noleggiare una bicicletta. 40-50 euro al giorno noleggiare una bicicletta elettrica, mentre invece poi. Ah, ecco, 45 euro. O 50. Con la guida, no, c'è chi diceva ma con 60-70 euro prendi una bicicletta per una settimana, ecco, insomma, va bene. No, volevo aggiungere qualcosa su Ciclovie di Puglia, perché praticamente questo, noi siamo partiti come appunto il gruppo di progetti per comunicare acquistando il dominio ciclovie di Puglia.it, perché abbiamo iniziato in realtà da tanto tempo a lavorare sulle mappe cartacee e anche successivamente, diciamo così, sul web, grazie a progetti, a bandi che abbiamo vinto negli anni con enti pubblici. Quindi questo ciclovie di Puglia.it, questo, esatto, è il vostro, sì, è nato perché ci teniamo molto al discorso del cicloturismo e a questo territorio, e abbiamo trovato l'opportunità dopo un po' di tempo rispetto a quella che era quello che era il tempo in cui è nata l'idea, la possibilità da parte di Puglia Promozione, del progetto We Are in Puglia, di promuovere questa idea, perché la nostra idea appunto è promuovere questo territorio regionale, ovviamente, attraverso un posto virtuale, che in questo caso è il web, e spiegare, come diceva Domenico, all'esterno che effettivamente ci sono tantissime possibilità di conoscere la regione con la bicicletta, e soprattutto all'interno della regione ci sono strutture, servizi soprattutto, che possono aiutare. Quindi questo è stato il primo passo, che è quello che ci ha permesso di andare in una fiera specializzata a Londra venerdì scorso per far conoscere appunto questa nostra idea. Quindi è un progetto veramente che è nato a livello progettuale un po' di mesi fa, però si è concretizzato, quindi è appena nato venerdì scorso dal punto di vista ufficiale, per cui è un progetto su cui noi vogliamo investire molto rispetto soprattutto alle risorse umane che abbiamo, perché ora posso aggiungere una cosa più generale, diciamo così, dal punto di vista imprenditoriale. Questo lavoro, questa presentazione che è stata fatta a Londra di questo progetto è stato finanziata dalla regione, in realtà da Puglia Promozione, che è la volgarmente detta APT, era l'agenzia di promozione turistica, e quindi ci hanno aiutato con un finanziamento a realizzare questa fiera, ad andare a Londra. C'è uno spot che abbiamo realizzato completamente, che serve a promuovere appunto le ciclovie di Puglia. Ora, uno degli svantaggi, se vogliamo, in maniera, essendo molto critico,
permettetemi, mi sto per dare la zappa sui piedi, io purtroppo continuo a dire sempre la stessa cosa, vai. Chi mi sta vicino lo sa, che va bene l'aiuto di un ente, siamo ben contenti di averlo avuto e lo saremo anche successivamente, però bisogna sempre fare attenzione a questa modalità che in un certo qual modo distrugge la capacità imprenditoriale di un gruppo di persone che vuole fare delle Quale cose. Quale modalità distrugge? Quella di dire, ah, ci sono dei soldi là, li vado a prendere lì partecipando a questo bando, okay. C'è quel finanziamento, allora prendo il consulente che mi aiuta a fare un progetto che magari mi permette di darmi N euro per fare questa cosa, e vado avanti, sempre così. Di progetto in progetto. Di progetto in progetto, senza... Alla fine, man mano che si va avanti, si perde sì. l'obiettivo imprenditoriale, probabilmente. E cosa ci si concentra sempre su? Vado a controllare i bandi di tutti gli enti pubblici che mi stanno intorno e, come dicevi prima tu, mi distraggo sì. a vedere queste, a cercare queste informazioni e perdo la capacità di anche critica nei confronti della mia impresa di appunto di fare impresa. E c'è un motivo, ti posso rispondere velocemente sì, a questa sì. cosa? C'è una strada, ora lasciamo stare questo discorso che facevamo prima. E io lo chiamo il modello delle 3P. È una cosa nuova, non sono le 4P del marketing, prodotto, prezzo, eccetera. È il modello delle 3P, lo sto chiamando ora così, dove io sto metto una delle prime cose di cui vi ho parlato, potenzialità. Quando io parlo di potenzialità, parlo delle vostre potenzialità. C'è un bellissimo studio che è iniziato qualche anno fa, non tantissimo, uno degli studiosi interessanti, se volete fare qualche ricerca, si chiama Martin Seligman. Martin Seligman è uno psicologo che ha lavorato molto sulla psicologia positiva, no? Quindi non la parte, diciamo, terapeutica, il problema, la patologia, la sofferenza, ma la parte invece quella che funziona meglio, l'eccellenza. Cioè c'è una parte, il tentativo è quello di capire come mai certe persone invece sono forti, sono piene di energia, riescono a realizzare i propri progetti, i propri sogni, quali sono le potenzialità che hanno. E lui ha scritto una serie di libri ed è stato fatto soprattutto un lavoro per individuare le più importanti potenzialità che hanno tutte le persone in tutte le latitudini della Terra. E è stato fatto un bel lavoro di aggregazione e alla fine sono venute fuori una serie di potenzialità che sono state divise fra l'altro in macro virtù. Sono 24 più o meno queste potenzialità. La potenzialità sono la creatività, la leadership, le potenzialità è il senso dell'umorismo, l'intelligenza sociale, e la capacità quindi no? di creare relazioni, e sono diverse. Diciamo che la cosa interessante è che ognuno di noi ha delle potenzialità, e però non c'è un lavoro che fanno né i genitori per mancanza magari di conoscenza o di cultura da questo punto di vista, né soprattutto la scuola, chi è deputato a fare formazione nella fase evolutiva, non ti aiutano quasi sempre a individuare le tue vocazioni, le potenzialità, il tuo talento naturale, no? A volte si sceglie per opportunità, perché si copia quello che hanno fatto altri, perché per mancare o qualcosa, o magari si fa una scelta perché è quella che lascia le più ampie possibilità, le porte aperte. Però invece se uno riuscisse a capire quali sono, oppure perché magari c'è un genitore che vuole che il proprio figlio, io lo vedo, io ho una figlia di 5 anni, la mamma è stata una campionessa di pentathlon e questa bimba sta facendo sport, ginnastica artistica e
tipo 3-4 giorni a settimana. Però lei, se gli mettete un microfono in mano, canta in una maniera divina, commovente. Ha fatto ora un saggio, racconto una storia personale. No, io sono stonato come una campana, non ho preso dal padel. E ad esempio è proprio portata, ha fatto un saggio, è l'unica che ora nel saggio della scuola ha cantato una canzone, tra l'altro in inglese, a 5 anni davanti al pubblico, ai genitori e ai maestri. Ma ci sono delle storie belle, no? Di persone che magari invece avevano delle difficoltà o dei problemi a scuola e invece poi si è capito che in altri settori, in altri ambiti... Bellissimo, io l'ho visto che c'era quel video che vi hanno fatto vedere sullo sviluppo della creatività, su come bisogna cambiare il sistema scolastico. Quell'intervento alla TED Conference di Robinson è interessantissimo. Comunque, diciamo, provate, come dire, ora vi do le 3P. Una è le potenzialità, l'altra effettivamente è quello che voi sapete sfruttare. Ora io le chiamo possibilità, chiamiamole opportunità, questa, no, quella che vi dicevo un po' la seconda, questa è un po' la prima, e giustamente voi tentate di capire quali sono le possibilità che mi offre il territorio, l'appartenenza alla mia famiglia, il network di conoscenze che ho, è per questo che a volte uno deve ampliare i propri network, trovare, no, delle persone anche un pochino di livello, quindi non accontentarsi soltanto, sicuramente è importante l'amicizia e l'affetto dei propri pari, ma anche tentare di trovare delle persone che abbiano delle affinità con le proprie attitudini, con le proprie potenzialità e che possono in qualche maniera ispirarvi e stimolarvi. Voi siete già una percentuale piccola, piccolissima, di persone che dopo aver studiato, eccetera, comunque ha deciso di continuare, di crescere, di formarsi, di continuare ad accogliere nuovi stimoli, organizzate progetti formativi e quindi siete sicuramente una parte importante della popolazione che è quella che continuamente sviluppa, no, le proprie potenzialità, le proprie capacità e ha voglia di crescere, no, di lasciarsi stimolare e contaminare da altri contesti. Però diciamo, se questo appartiene alla sfera interiore, umana, all'ambiente, al nostro DNA, a quello per il quale i nostri genitori ci hanno allenato, indirizzato, questo appartiene alle opportunità dei territori, dei contesti e delle opportunità dove siete, parlavamo prima della Puglia e quindi i bandi regionali e quindi quello che dicevi tu, no, anche. Però ce n'è anche una terza. Sottovalutata, no? Perché sono le passioni. No. Non sono. Allora, le passioni sono quello che noi facciamo indipendentemente dal fatto che ci sia una gratificazione esterna, in denaro, in fama, in potere. Cioè, la passione è qualcosa che noi facciamo e nessuno ci chiede di farla. È qualcosa che spesso diventa un hobby, è il modo in cui occupiamo il tempo libero, è il modo in cui noi proviamo piacere attraverso qualcosa che ci piace fare. Può essere il giardinaggio, il turismo, la tecnologia, quello che volete, scrivere, eccetera, eccetera. Allora, qual è il segreto? Il segreto ovviamente è riuscire a stare qua dentro. Cioè, il segreto qual è? Che tu per natura hai delle caratteristiche, delle attitudini, delle vocazioni, delle potenzialità che puoi sviluppare. Anzi, ti dirò di più, che questa è la vera scoperta. Se tu non sfrutti e non tiri fuori e non fai emergere delle potenzialità che hai, vai in sofferenza. Spesso la depressione, la frustrazione, la mancanza di motivazione, di stimoli, c'è perché tu sei un cavallo che non corre, perché tu sei una macchina che non ha una pista dove giocare, sei un giocatore che non ha il campo sul quale poter esprimere la propria attitudine, la propria vocazione. E questo è uno dei modi più sottovalutati di curare a volte un malessere, ma è un malessere che nasce da una cosa positiva. Il malessere nasce che se tu hai una potenzialità, ma non la metti in gioco, tu vai in apatia, vai in depressione, ma è ovvio, vai in apatia perché hai un motore, hai un arto che si sta atrofizzando e un arto che tu non usi
È un arto che dà dolore, che dà malessere. Le possibilità sono fondamentali, anche noi, no? Sul progetto, cioè, bisogna vedere le opportunità, bisogna capire i nuovi mercati, bisogna capire il mondo digital, social, mobile, che cosa ha da dire a noi. Bisogna capire se effettivamente il territorio, la vicinanza, l'affinità, le regioni, l'Europa, i fondi possono darci delle opportunità, ovviamente, e quindi possiamo sfruttarle. E questo è quello che ci dà la sicurezza, però, che noi lungo il percorso non ci perdiamo. Perché? Perché se noi facciamo qualche cosa che amiamo fare, infatti il mio motto, tra virgolette, è realizza quello che ami fare. Cioè, solo così. Allora, a me piace l'espressione, come dire, umana, della creatività umana nella dimensione del fare. Ci sono altre persone che si occupano di altri settori, magari più spirituali, magari più legati, no? Allora, realizza, quindi per me, perché mi occupo di startup, perché mi occupo di progetti, di marketing, di comunicazione, di business? Perché è nella dimensione del fare dove, secondo me, l'uomo, l'individuo, può esprimere al meglio le sue potenzialità. Poi lo può fare nella famiglia, lo può fare in altre comunità, assolutamente, però diciamo nella dimensione del fare c'è qualche cosa dove si scarica molta energia e si crea valore per sé e per gli altri. Quello che ami fare è qualcosa che ha a che fare con la tua passione. Allora è chiaro che se io sogno di fare il calciatore, ma non sono portato nel fare il calciatore, qui è qualche cosa che so fare, perché l'ho acquisito o perché ci sono nato con determinate caratteristiche. Qui è qualcosa che mi piace fare. E qui invece c'è qualcosa che qualcuno è disposto a riconoscere, qualcuno è disposto a riconoscere quello che so fare o che mi piace fare, e quindi mi riconosce il valore. E quindi è il mercato, è l'opportunità, sono i fondi regionali, sono gli incubatori, gli acceleratori, sono i modelli di business che vengono dalla rete. Allora è chiaro che qua dentro, io non dico che è un modello matematico, io dico attenzione e concentrazione, cioè il focus, provate a metterlo su questi tre elementi. Ora poi lo facciamo un esercizio, proviamo a capire quali sono le vostre potenzialità. Proviamo a non disdegnare le opportunità che vi offre il vostro territorio, ma anche guardate oltre il vostro territorio, andate a vedere quello che fanno altri territori e non dimenticate questo. Questo c'ha una bella... c'è un altro famoso psicologo, questa volta ungherese, e ha un nome impronunciabile, che si chiama Ziz Mikaeli, non mi chiedete come si scrive, non me lo ricordo, però c'è una bella teoria che lui ha sviluppato. Io non so se la vedete, ed è la teoria del flow, del flusso. Lui dice questo, diciamo, challenge, le sfide, gli obiettivi che vi date, ok? Qui ci sono invece le vostre capacità. Le vostre capacità che prima di diventare capacità erano potenzialità, che sono diventate risorse, che sono diventate competenze, che sono diventate capacità. Allora lui dice una cosa molto semplice. Che cosa succede generalmente alle persone? Succede che se una persona ha delle buone capacità, ok? In un determinato ambito, in un determinato ruolo che ha scelto, ma si sta dando degli obiettivi poco sfidanti, perché gli obiettivi sono, rispetto alle potenzialità che ha, alle capacità che ha, poco sfidanti, sta in un'area che lui chiama di apatia, di stanchezza, di depressione, questa parte bassa, è tutta questa parte, dove, che succede? Che significa che se... che io ho delle possibilità di esprimere qualcosa che so fare, che so realizzare, che so essere, che so diventare, e però non mi sono dato, non succede perché mi sto accontentando? Altra brutta parola? Mi sto accontentando? Non ho coraggio, non ho un contesto che mi offre
un'asta più alta. Posso diventare un campione del mondo in un qualche settore, però non ho un allenatore, non ho una squadra, non ho un campionato dove giocare. Che cosa succede dalla parte opposta? Io mi sono dato una sfida molto alta. Ma rispetto a quella sfida, a quell'obiettivo, voglio creare una startup da zero che sega le orecchie a Facebook, voglio creare il nuovo social network dall'Italia. Ok, la sfida è molto ambiziosa. Voglio lanciare una nuova impresa, voglio trasformare le ciclovie di Puglia in una startup di successo in tutto il mondo che ha milioni di visitatori, qualsiasi cosa. Però se io nel frattempo non ho allenato le mie potenzialità, le mie capacità, sono in situazione tipica, qual è? Di stress. Cioè sono in una fase. E generalmente che succede? Si chiama lift, cioè generalmente uno passa da una situazione di stress a una situazione di apatia molto velocemente, come se stesse in un ascensore sopra e sotto. Perché? Perché in realtà il talento si sviluppa qua dentro. Qua dentro, questo uno dei primi a teorizzare questa cosa, che poi è molto comune, ed è il motivo per cui vanno strutturati i propri obiettivi in maniera ben formata, scalabili, in modo che mano a mano io possa sviluppare le capacità, le competenze, le mie potenzialità coerentemente con gli obiettivi, in modo che io possa crescere quasi in maniera, ok, è così che si sviluppa il talento. Ma che cosa succede qua dentro? Succede che si è nel flow. Cioè succede che io sto facendo qualcosa quando sono qua dentro, quindi mi sono dato un obiettivo che è perfettamente compatibile con le mie capacità, con le mie potenzialità, con le mie competenze. Sono talmente preso da questo flow, cioè sono talmente dentro che perdo quasi la cognizione del tempo e dello spazio, la cosa mi gratifica, non ho bisogno di ricompense esterne, ma mi piace. Ma può essere il ragazzo che gioca alla PlayStation, è nel flow, ci può stare 4 ore, 8 ore, 12 ore a giocare alla PlayStation, qualcuno che suona uno strumento, che legge un libro che gli piace, qualcosa che fate che vi piace fare, assolutamente. Il problema della PlayStation è un altro, il problema della PlayStation è che gli obiettivi non te li sei dati tu, ma te li ha dato il gioco. Io gioco tantissimo videogiochi alla PlayStation. Il gioco della PlayStation perché è interessante? Perché c'è un ambito, ci sono delle regole, c'è avventura, emozione, ci sono obiettivi, sfide. Il problema è che le sfide sono date da programmatori che hanno sviluppato quel gioco per me. Non sono le mie sfide personali, professionali, relazionali, affettive che mi sono dato. Quindi è un gioco che non allena le potenzialità, le capacità. Sicuramente distrae, sicuramente sfoga, sicuramente sei in un flow, sviluppa delle capacità, dei riflessi. Però non è questo il gioco della vita. Il gioco della vita è un altro. Il gioco della vita è capire bene quali sono le caratteristiche uniche che tu hai, quali sono le possibilità che ti offre la famiglia, il territorio, le cose, il contesto che più ti appartiene, capire cosa ti piace fare, tentare di matcharlo e tentare di costruire un piano di lavoro, un piano di azione, dandosi degli obiettivi, lavorando sul sogno, sul desiderio, dandosi degli obiettivi graduali, in maniera tale e parallelamente sviluppare, allenare le proprie capacità, le proprie competenze per poter crescere in maniera coerente senza andare in stress, perché stiamo facendo una tesi, una laurea che invece non riusciamo a seguire, o un progetto troppo sfidante per noi, e senza invece smettere di giocare dandoci degli obiettivi troppo bassi rispetto a quello che effettivamente possiamo esprimere. Ok? Per cui saremmo in apatia, in depressione, cioè saremo in un'area di demotivazione, che è quello che accade spesso in territori non particolarmente stimolanti, non particolarmente fertili, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Magari voi vivete un po' questo scambio, no? Perché probabilmente l'estate, l'inverno è durissimo secondo me stare qua, mentre l'estate noi veniamo qui e sembra tutto stupendo perché c'è eventi culturali, il mare, il divertimento, l'ospitalità, la musica, il mangiare, il vivere insieme,
c'è impresa. D'inverno probabilmente qui è più difficile. È per questo che forse bisogna costruire qualche cosa di più sostenibile anche durante tutto il periodo dell'anno, anche in una modalità nuova, non necessariamente no, fisica, cioè può essere anche un business, una startup forse. Serve sicuramente una contaminazione della dimensione fisica e di quella online, perché non si può fare tutto fisicamente e non si può fare tutto online. Assolutamente, sono d'accordo. Abbiamo perso il computer. E questo per rispondere a te. Allora, è una risposta un po' lunga, però mi interessava, qui siamo nell'ambito più del coaching, cioè questo è il lavoro che fa un coach. Il coach è uno che lavora, che crede in te, che sai, ha capito quali sono le tue potenzialità, prima di te a volte, e ti aiuta a svilupparle. Non ti dirà mai che cosa fare, non ti dirà mai come farlo, perché non è un consulente, non è un formatore. È uno che sta lì e ti dà dei feedback e ti dice concentrati su quella cosa, fai attenzione a quella cosa. Il coaching è nato, il primo libro del coaching è nato, l'ha fondato questo Tim Galloway, che era un maestro di tennis, e ha scritto questo libro molto interessante, che è il gioco interiore del tennis, The Inner Game of Tennis, e poi ne ha fatto gli altri. Quindi è nato nel mondo dello sport, poi è esploso nel mondo business corporate, e ora sta finalmente tornando anche nel mondo life, cosiddetto, no? Noi siamo, ci sono, io ho fatto una scuola di life e corporate coaching italiana, e che cosa dice in questo video? Lui era un maestro di tennis e invece di insegnare alle persone come giocare a tennis, come impugnare la racchetta, come fare il movimento, lui ha cominciato a fare un altro tipo di lavoro. Lui ha scommesso che poteva insegnare, tra virgolette, a una persona che non aveva mai toccato una racchetta di tennis in 20 minuti a giocare a tennis, a tirare la palla dall'altra parte. E semplicemente lui dava alla persona la possibilità di trovare lui, il suo modo, i suoi tempi, per trovare il movimento giusto, per sincronizzarsi con i movimenti della palla, per capire effettivamente tecnicamente come comportarsi, dandogli dei segnali di attenzione. Ad esempio, chiedeva alla persona che impugnava la racchetta per la prima volta e ha detto: concentrati sul suono della palla che fa sulla tua racchetta, concentrati sul ritmo. E non gli diceva piegati le gambe, apri meglio le braccia, impugna, metti l'impugnatura a martello, no, dava continuamente dei feedback e delle attenzioni, e da lì è esploso un modo di trasformare le persone, di tirar fuori quello che noi abbiamo di natura. Cioè, noi immaginate un bambino, cioè non è che impara a camminare o a parlare perché qualcuno gli ha insegnato, gli insegna, o andare in bicicletta perché qualcuno, già in bicicletta forse glielo insegniamo noi, ma a camminare comincia attraverso l'esperienza, comincia sbagliando, comincia perché non ha paura, perché non c'è un contesto che ti spaventa, e comincia perché ha chiaramente un istinto, delle attitudini interiori a poter camminare, a poter parlare, a poter dialogare, a poter capire il sorriso di un genitore, di una madre o di un papà. È chiaro che questa modalità poi si è raffinata partendo da questa semplice intuizione, in ambito sportivo poi si è sviluppato tutto questo lavoro che in realtà è molto interessante, e se volete poi lo affrontiamo, e lavora proprio soprattutto sulla consapevolezza di dove siamo, di quali sono le nostre capacità, le nostre potenzialità. Quindi lavora molto sull'analisi della realtà, della tua realtà, lavora molto sul tuo sogno, sui tuoi obiettivi, sul tuo desiderio, su dove vuoi arrivare, tenta di capire quali sono con te le risorse per andare da dove sei a dove vuoi arrivare, quali sono le risorse interne, quali sono gli strumenti esterni di cui hai bisogno, quali sono i potenziali ostacoli che puoi incontrare, e dà quindi, aiuta la persona a sviluppare, dando dei feedback e aiutando la persona a sviluppare chiaramente delle azioni, a prendere delle decisioni, perché
la pianificare il futuro, cioè il futuro appunto si può pianificare, è sul presente che tu puoi agire, decidere e agire. Quindi si lavora poco sul passato, perché il coach lavora pochissimo rispetto al terapeuta, allo psicologo sul passato, non gli interessa la storia, non gli interessa, gli interessano le tue emozioni ovviamente, gli interessano le tue situazioni, gli interessano i tuoi pensieri, però gli interessa di più capire qual è il tuo scopo, quali sono i tuoi obiettivi, quali sono i tuoi desideri, dov'è che hai gratificazioni, a prescindere da premi, a prescindere da gratificazioni esterne, dov'è che provi piacere, in quale area, in quali contesti, e aiuta a individuare appunto le potenzialità, a prendere consapevolezza sulle proprie potenzialità e aiuta soprattutto a capire in che direzione, cioè la direzione in realtà tu ce l'hai, basta che uno lavora senza vincoli sui propri sogni, sui propri desideri, sui propri scopi che magari ormai ha accantonato per un senso di realtà rispetto al territorio, alle possibilità che ci sono in un momento di crisi come questo, a volte uno, come dire, è demotivato perché la parte di sogno, di desiderio, di obiettivi, non lo so, io vivo la giornata e tento di capire, però non c'è nessuno di questi imprenditori di successo che non aveva un sogno, che non aveva un desiderio da realizzare, che non ha un obiettivo specifico sul quale ha lavorato e sul quale si è allenato, non c'è nessuno, ovviamente. Poi saper sfruttare le opportunità, le possibilità è fondamentale, però poi l'energia, la fonte dalla quale tu giorno dopo giorno, dopo la parte iniziale che è divertente fare lo startup, no? Delle relazioni, dei progetti, delle imprese, poi è la sostenibilità giustamente il problema. E la fonte di energia è il fatto che ti piace quello che fai, perché allora, diceva qualcuno, non lavorerai mai. Se fai quello che ti piace fare, se realizzi quello che ami fare, non sarà mai un lavoro per te, ma sarà una passione, una gratificazione, qualche cosa che ti dà nutrimento semplicemente farla. Non è una formuletta, come vedete, no? Diciamo, metto qui insieme. Cioè, ci sono degli esercizi che mi piacerebbe fare, che mi piacerebbe farvi fare, per darvi a voi poi la possibilità di capire quali sono. E c'è un modo, però a questo punto mi dovete dire voi, o approfondiamo subito il tema che abbiamo aperto questa mattina sulle start-up e vi faccio uno scenario un pochino più dettagliato di quelle che sono le opportunità di questo ecosistema italiano che sta crescendo, oppure lo facciamo dopo e invece approfittiamo di questa apertura sul mondo del coaching per fare un attimo degli esercizi insieme su valori, linee guida, potenzialità. Io farei gli esercizi, io voto per gli esercizi. Io voto per l'esercizio. Okay. Perché magari dopo pranzo. Dopo pranzo la tensione sarà più bassa, sarà meglio fare di nuovo gli esercizi. Sentiamo tutti, eh? Sì. Tu? Pure? Tu che dici? Qual è il tuo nome che non. Domenico, scusa, io sono un po' rincoglionito, giustamente. Volete fare gli esercizi, Marco, pure voi o no? Sì? Ah, vi piace? Ha senso? Allora, facciamo questi esercizi. Io ho bisogno di non far crollare questa cosa. Ci provo? Opla! Poi sfruttiamo anche questo lato. Che ore sono? Le 12:20. Aspettiamo Adriano? Sì, Adriano. A che ora facciamo la pausa? In teoria sarebbe l'una, però.
all'una. Per quanto tempo pensi possa durare questo esercizio? Ok. Va bene. Tanto siamo noi, quindi siamo in base alla fame. Prego per me? No. No, per me. Ah, ok, no, dov'è? Pennarelli. Ci sono due penne. Io qualche penna ce l'ho se volete, qui ce n'è una. Eccola. Io ne ho due. Ti serve? Tim Galloway. Galloway, scritto credo Gal W-Y. È stato appena tradotto in italiano, dopo 30 anni, stranamente. Allora, questi esercizi che io vi faccio fare, esercizi, cioè un lavoro, diciamo, su di voi, allora, fatelo spontaneamente, nel senso, fatelo senza preoccupazioni. Io non vi chiederò di condividere quello che avete scritto, quindi è per voi. Quindi siate sinceri, siate onesti, siate anche profondi, anche rispetto a quello che avete da dire. Io questi esercizi un po' li virerò sul lato business, perché sono abituato a farlo sul mondo startup, business. Però è qualcosa che si applica anche al life, alle relazioni, eccetera, eccetera. Allora, una delle prime cose interessanti che potete fare si chiama ruota della vita. C'è un bel nome, vero? In questa ruota della vita, generalmente, sono ognuno, ecco, io ho diviso in sei spicchi, poi ce ne possono essere di meno. Diciamo, un primo spicchio sono le relazioni, gli affetti. Ok? Un secondo spicchio è il lavoro, la professione, il business. Un terzo è la salute. Un quarto è il fisico. Un quinto io metto spesso le competenze. E un sesto, a volte trascurato, è lo spirito. Allora, provate a dare un valore percentuale, no? Da un 10% al massimo, no? Che è tutto, che può essere un 100%, quindi può essere, ognuno lo fa come vuole, no? Provate a dare in ogni area, quindi nell'area degli affetti, delle relazioni, nell'area della professione, del business, nell'area della salute, nell'area dello sviluppo, no, del corpo, del benessere fisico, nell'area delle competenze, quanto vi formate, quanto sentite di avere già, come dire, delle competenze che potete spendere in maniera fruttuosa sul mercato, e nell'area spirituale, perché chiaramente è importante anche quello, che non significa religiosa, no? Ma rispetto magari a quello che voi avete capito che ha senso e significato per voi, se avete in qualche maniera individuato un po' qual è lo scopo, no?
della vostra vita, perché state facendo quello che state facendo, per chi lo state facendo in qualche maniera. Qui stiamo dicendo soprattutto che cosa stiamo facendo, dove vogliamo spendere le nostre capacità, soprattutto professionali. Qui ci può essere, o in ognuno di questo settore ognuno può avere diversi ruoli, quindi non so, se io scelgo il settore professionale io posso dire di avere un ruolo come consulente, come formatore, come coach, come advisor, come imprenditore, e quindi poi posso, come dire, riuscire a dare un voto più o meno ad ognuna delle aree, no? In base al ruolo. Però diciamo ora, tenendo complessivamente, questo così, ve lo tenete per voi, lo fate ora, ve lo chiudete e poi magari lo rifate fra qualche tempo, dopo che avete agito e fatto le azioni, per capire se questo è un modo per, come dire, cominciare a riflettere su dove siete, ok? Vi do 5 minuti, non so, quello che ritenete giusto. Provate quindi a fare una valutazione in queste aree della vostra vita, rispetto agli obiettivi e alle ambizioni che avete in ciascun'area. Gli affetti possono essere appunto la compagna, il compagno, i figli, la famiglia, le amicizie, le relazioni in generale, insomma, no? Quanto sono soddisfacenti, eccetera. Provate a dare un primo vostro valore. Forza! E anche voi da casa fatelo. Ci vorrebbe una musichetta di sottofondo, Marco, un po' concentrativa, a tuo gusto. Quindi forse non Caparezza, non siamo ancora nella fase di divertimento, qualcosa di più, no? Tipo il gladiatore, non so, qualcosa che ci gasi un po'. Sapete perché, anche se stiamo facendo, come dire, un percorso insieme ora di startup coaching, di business coaching, perché in realtà si affrontano anche le aree
che apparentemente non entrano, no, nella professione, nel proprio business, perché quello che si è scoperto è che c'è un principio di non compensazione, nel senso che se voi siete molto forti in un'area professionale perché avete successo, perché avete realizzato i vostri progetti, le vostre ambizioni, però contemporaneamente nell'area ad esempio affettiva, no, o nell'area della propria salute, del proprio benessere, non siete abbastanza avanti, soddisfatti, non avete lavorato abbastanza, c'è un principio di compensazione per cui il vostro livello di felicità, perché poi stiamo parlando di quello, che è una parola, no, da prendere sempre con le pinze, perché sennò sembra di fare... però invece stiamo parlando di quello, cioè di come essere, di come realizzare, l'abbiamo detto, quello che amiamo fare, di come essere felici, senza accontentarsi, ma realizzando lo scopo e avendo un senso, e dando un senso e un significato alla propria vita, provando gratificazione per quello che facciamo e per quello che siamo. Ok, questo principio di non compensazione dice che il nostro benessere fisico, emotivo, psicologico non ci potrà mai essere se siamo noi molto bravi, se noi siamo dei manager affermati, guadagniamo molto, abbiamo potere, stiamo facendo qualche cosa dove esprimiamo le nostre potenzialità, ma ad esempio torniamo a casa alle 11 di sera e non riusciamo a stare con la famiglia, o non riusciamo ad avere una famiglia, o trascuriamo il nostro fisico, e non saremo mai completamente soddisfatti in qualche maniera. E questo disequilibrio poi riverbera anche nella dimensione professionale. Quindi in realtà non si lavora mai settorialmente solo sul business, sulla professione. Il coach, quando lavora con un manager, con un imprenditore, è vero che lavora su come vincere lo stress, come comunicare in maniera persuasiva, come negoziare, come risolvere problemi, come sapersi vendere, come saper gestire il team, come saper far squadra, tutti aspetti molto, no, di organizzazione, di appunto di leadership in ambito business e professionale, però si lavora anche molto profondamente su alcuni aspetti della persona che sono fondamentali, che sono ad esempio se io ho comunque una delle potenzialità più importanti, ovviamente l'amore, quindi che può esprimersi nella famiglia, nei figli, nella relazione di coppia, e se io sono un grande imprenditore però non ho ad esempio la possibilità di coltivare e di esprimere questa potenzialità che ho nella famiglia, nella relazione affettiva, perché dedico tutte le mie attenzioni e tutta la mia energia a fare impresa, a espandere il mio progetto, il mio business, ebbene non sarò una persona felice, il mio benessere psicologico ne risente. Per questo che fare una fotografia e darsi un voto, anche se è brutto, darsi una percentuale, un livello di soddisfazione, di raggiungimento rispetto alle ambizioni, agli obiettivi, no, che uno ha, che sono ovviamente anche quelli personali, aiuta a capire quali sono le aree sulle quali forse bisogna porre attenzione, maggiore attenzione. Può essere l'area del benessere psicofisico, può essere l'area professionale, può essere l'area delle relazioni. Guarda caso, poi generalmente le persone che hanno difficoltà relazionali ma hanno molto potere in grandi aziende sono anche quelle che creano più problemi alle grandi aziende, quindi si lavora moltissimo su questi aspetti. Avete fatto questo primo? Il secondo passaggio è ora di scegliere un ruolo. Ora noi insieme stiamo scegliendo il ruolo professionale, business, no? Qui vi ho fatto l'esempio mio, io nell'area del lavoro, della professione, i diversi ruoli, ora dipende, io ne ho messi un po', ma magari uno ce n'ha solo uno, o magari uno è uno studente, oppure uno è uno studente e un consulente, uno è uno studente, un consulente e un libero professionista, un imprenditore, oppure uno è un manager perché fa il sistemista. Allora, gli spicchi quindi li decidete voi, può essere 1, 2, 3, 5, 10. Però diciamo, il metodo qual è? Il metodo è, nella ruota della vita, dare, come dire, ampia visibilità a tutte le aree dove noi possiamo esprimerci. Poi sceglierne una, io potrei scegliere con un cliente, con un coach, lui mi dice
in quale area tu vuoi lavorare? Io gli chiedo. Lui mi dice, ma io vorrei lavorare sulla dimensione degli affetti, delle relazioni. Non viene mai nessuno che ti dice, io sono fortissimo, voglio raggiungere un livello più alto. Viene sempre qualcuno che ha un problema, generalmente, ovviamente. Non è che viene e dice, guarda, io sono già, vado fortissimo, però voglio andare ancora meglio. Diciamo, si viene in un momento in cui si hanno delle difficoltà e si sente che non ce la si fa da soli. E siccome siamo in un periodo storico dove il principio è l'autorealizzazione, questo è uno strumento che voi potete usare anche autonomamente, e perché non ci sono ideali, non ci sono politiche, correnti, movimenti che ci indirizzano, non ci sono genitori impositivi che ci indicano che cosa fare, siamo in un momento in cui dobbiamo decidere noi, ed è un momento storico particolare che non c'era prima, e siamo in un momento in cui diciamo, questa grande autonomia disorienta, questa grande capacità di autorealizzazione confonde, perché non c'è un modello imposto, non ci sono dei modelli guida, ma è tutto lasciato a noi. È una libertà vertiginosa, bellissimo termine. Te lo copierò, Adriano. Fate un'altra ruota. No, no, queste sono le mie. Queste sono le mie. Voi dovete tirar fuori le vostre. Scegliete un ruolo. Io sto lavorando, diciamo, sulla dimensione business. Stiamo facendo un lavoro di business coach e di startup. Potreste farlo dopo, personalmente, su un'altra area, sulle relazioni, sulla salute, sullo spirito, sulle competenze. Ora vi chiedo, scegliete nell'area del business, della professione, quali sono i ruoli che voi ricoprite, che avete ricoperto negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Che ruoli avete ricoperto? Adriano, tu che fai? Mi hai detto che sei... Adesso sono un sistemista. Che vuol dire un sistemista? Sono stato un programmatore in passato e sono stato un interprete, sono stato un tuttofare, sono stato diverse... Metteteli, siamo tutti molte cose, siamo tutti multi identity in questo momento. Quindi date voi. Vai. Francesca. Lungo, ampio, quanto vuoi. Mi vergogno. Lo fai per te, non lo devi condividere con noi. Poi se qualcuno vuole condividere e vuole confrontarsi, io sono ben aperto e ben disposto. Però è una cosa che fate voi. Sicuramente siete discenti in questo momento, no? Siete in qualche maniera persone che stanno imparando e sono curiose, sono aperte e si vogliono formare. E poi, insomma, alcuni di voi hanno delle professioni, insomma, Marco sta manovrando su tecnologia audio-video. E tu scrivi? Sì. Sei un'associata di progetti? Quindi direi che... A me ne basta anche uno. Sono un consulente, sono un libero professionista, sono un sistemista. Mi interessa anche capire qual è l'area che volete più sviluppare. Magari dite, non so, io non sono ancora un imprenditore, non ho una mia attività, non ho lanciato un mio progetto, non ho investito il mio tempo e il mio denaro su una cosa mia. O solo in parte, perché sono associato, perché partecipo a un progetto, perché condivido un'idea o un ideale. Però mi interessa perché poi lavoreremo su uno di questi ruoli. Quindi mi interessa poi che scegliate in particolare un ruolo. Qui non mi dovete dare... Qui, allora, mi interessa chiaramente anche qui che voi riusciate a dare un valore, no? Non so. Io posso dire, non sono ancora imprenditore, mi piacerebbe, sono allo 0%. Però mi piacerebbe sviluppare. Però se io ti chiedo, raccontami quali sono le tue soddisfazioni e le tue insoddisfazioni nell'area imprenditoriale, come imprenditore negli ultimi 12 mesi tu non me le puoi raccontare perché non hai ancora fatto nulla. Se invece io ti chiedo come consulente, come scrittrice, come libera professionista negli ultimi 12 mesi quali sono le tue principali soddisfazioni, forse me le sai raccontare. Quindi mi interessa un ruolo dove c'è una storia che potete raccontarvi, no, non a me, poi se volete la possiamo condividere. Sistemista, programmatore, tuttofare, manager.
disoccupato, qual è un ruolo? In cerca di nuova occupazione. Ma le percentuali sono su quanto vorremmo sviluppare? O sì. Quanto tutti... Quanto sentiamo che adesso... No, è lo stato attuale, a me serve la fotografia. Tu mi dici, guarda, io mi sento che come consulente sto esprimendo al 50% le mie potenzialità. Che come scrittrice, che come designer, grafica, sto crescendo, ho la possibilità di esprimere il mio talento, oppure no, avrei bisogno di un contesto più stimolante, di progetti più ambiziosi, di lavorare con gente più brava di me, per cui voglio crescere. Quanto pensi, a me interessa capire, la tua percezione, poi magari non è quella reale, la tua percezione di dove sei rispetto a dove vorresti essere, siamo sempre... Sì. Vorremmo sì. Ok, allora si sono moltiplicati. Vai, moltiplicali. Nel coaching si chiama funzione alfa, questa qui proprio. Ed è una cosa poco matematica, nel senso ora non voglio entrare nel dettaglio, però è una cosa che proprio parte dall'analisi della realtà, dalla consapevolezza che voi avete rispetto a dove siete. La funzione omega, che invece è quest'altra, è la parte invece di dove vorreste essere, dove vorreste andare, dove vorreste arrivare, è la dimensione del desiderio, è la dimensione del sogno, è la dimensione degli obiettivi. Dove chiaramente si lavora proprio su questo ponte tra dove si è e dove si vuole essere, fra alfa e omega, fra un punto A e un punto B. E siamo nel territorio, ragazzi, siamo sempre in un sistema di orientamento rispetto a dove siamo ora, nel presente, e rispetto a dove vogliamo essere fra poco, fra 3 mesi, fra 1 giorno, fra 3 anni, fra 10 anni, nel futuro. Ok? E c'è un territorio da attraversare, ci sono degli ostacoli che incontriamo, ci sono dei feedback che possiamo avere mentre percorriamo questo percorso, c'è chiaramente, ci sono delle azioni, delle decisioni, c'è un piano che è fondamentale, che ci serve per poter andare, o una mappa, voi direste, no? In qualche maniera. Qualcosa che non è il territorio, ma è il modo in cui voi volete andare, da dove siete a dove volete arrivare, sapendo che incontrerete degli ostacoli, che avrete bisogno di determinate risorse interne, no? Avrete bisogno di sviluppare, allenare determinate potenzialità e determinate capacità, e avete probabilmente anche bisogno di qualcuno che vi dia dei feedback, quello che fa il coach, che vi dica come state andando, che studi con voi il vostro piano di azione. Ok? Non deve essere il coach uno competente dell'area, voi potreste lavorare in un'area molto tecnica, in un ambito molto personale, come le relazioni, non è uno che deve conoscere, è uno che vuole conoscere che cosa tu hai dentro. Qual è la tua dimensione? Ti aiuta a formulare degli obiettivi in maniera tale che tu, e un piano di azione in maniera tale che tu possa proseguire, ti dà dei feedback durante quel percorso, ti aiuta a decidere, ad agire. Quindi può lavorare più sull'identità o può lavorare più sull'obiettivo, dipende dal problema. Le persone a volte non sanno chi sono, non sanno in che direzione andare, non sanno di che risorse hanno bisogno per andare da dove sono a dove vogliono andare. Non hanno qualcuno in grado di dargli dei feedback durante il percorso, non hanno una mappa, una strategia, non hanno un piano di azione, qualcuno direbbe. Si fermano ai primi ostacoli che ovviamente incontreranno, alle salite, alle difficoltà, agli imprevisti. Ok? Quindi è un...
una specie di bussola questa. Mi interessa molto a me la metafora delle mappe, perché è molto vicina alla metafora del coaching. Ok? Allora, se nella ruota della vita noi abbiamo tentato di dare, come dire, di fare una valutazione, senza dare proprio un puntino, di fare una valutazione delle aree più importanti della nostra vita, generalmente le aree più importanti della nostra vita sono tre. Sono la dimensione affettiva relazionale, sono la dimensione professionale e sono la dimensione identitaria. Cioè sono le cose sulle quali un coach lavora più spesso. La professione poi può essere lo sport, il mondo corporate, manageriale, può essere la startup, può essere l'imprenditore. Il life coaching lavora molto sulle relazioni, sulle difficoltà. E c'è un team coaching nella mia scuola, Luca Stanchiere, molto forte con i giovani, con gli studenti, con chi ha perso invece proprio in adolescenza la motivazione, e chi ha, no, si è rassegnato in qualche maniera e non ha voglia, non ha obiettivi, non frequenta, va male a scuola. Ci sono moltissimi casi di questo tipo. Quindi si lavora su più aree, si lavora con le scuole, si lavora con i maestri, con i professori. È molto interessante il lavoro che si fa. Ora, diciamo, se questa è una fotografia, perché abbiamo detto che esiste anche un principio di non compensazione, quindi bisogna sempre guardare senza concentrare tutte le energie solo da una parte, io vi ho chiesto di definire alcuni dei ruoli che avete ricoperto negli ultimi 12 mesi, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, o che volete in qualche maniera ricoprire, volete sviluppare nei prossimi mesi. Ne vediamo qualcuno, ad esempio? Se volete, un ruolo? Sì. Vai, Francesca. Quindi io mi occupo di produzione dei contenuti, però c'è, per esempio, una parte di me che vorrebbe... Forse il microfono serve, Marco? Sì. Ti aiuto. Meglio. Vai. Ok, quindi attualmente mi occupo di produzione dei contenuti, scrivo. Vuoi guardare in macchina? Così. Cosa? Eh? Ah, c'è. Ah, già ce l'hai, perfetto, fantastico. Sei già in macchina, vai. Poi c'è una parte di me che vorrebbe suonare. Secondo voi, fermati un attimo, sì, su questo primo ruolo. Mi occupo di contenuti. Vi soddisfa? Lo vogliamo raffinare un pochino meglio? Che vuol dire? È una professione? Sì. Qual è la professione? Sei una giornalista? Copywriter. Sei una scrittrice? Sei una copywriter? Copywriter. Sei una content manager? Sei un content editor? Sei un mojo? Un mobile journalist? Ci sono tante cose, penso. Io mi occupo molto di contenuti. Quindi bisogna essere molto precisi poi a un certo punto. Cioè, sapersi distinguere. Che tipo di contenuti scrivi, pubblichi? Mi sto vergognando. Tranquilla. Perché dici che sei una copywriter? Quindi uno dei tuoi ruoli è la copywriter. Sì. Perché quindi scrivi dei messaggi molto brevi che rafforzano, sì, la comunicazione. Sì. Quindi all'interno dei progetti di comunicazione. Sì, progetti per comunicare, io faccio questa cosa. Questa cosa si chiama per te copywriter. Sì. Quindi scrivi, trovi nomi, i, sì, progetti, pay, le headline, off, i payoff, sì, sì, gli slogan, i claim, sì, giusti per poter comunicare in maniera efficace e memorabile i progetti sui quali lavori, le campagne, sì, di comunicazione, eccetera. Sì, e questa è una parte, diciamo, del nostro, quindi, ma lavoro. Però l'hai inventato tu. Sì. Progetti per comunicare? No, già esisteva, c'era già. Okay. Laboratori dal basso? Esisteva già. Sì. Ok. Qualche altra cosa che hai inventato? Per il teatro di Brindisi, il Teatro Verdi, diciamo, sì, il payoff è il nome che è stato dato alla stagione teatrale, okay, per i prossimi 3 anni, cioè le 3 stagioni del triennio prossimo, che è il Teatro della Città. Perché abbiamo vinto un bando che ci chiedeva proprio di, come dire,
comunicare okay. il teatro, la città e il legame tra il teatro e la città. E quindi... quindi non solo per l'agenzia, ma anche per il... quindi non lavori solo per l'agenzia Progetti per Comunicare? No, Progetti per Comunicare ha vinto il bando. Ha vinto il bando, sì. Ok. Sì. Ma tu scrivi anche i testi lunghi? Anche sì. I comunicati stampa, i testi per il sì, web? Sì, ci capita, sì. Sì. O anche, e per scrivi esempio... i testi tecnici per i bandi? Dei bandi? In collaborazione con Andrea, sì, in genere. Quindi diciamo sei una scrittrice più creativa? Anche sì. Che analitica progettuale? Che sì. analitico progettuale. Dico bene? Sì. Per esempio le nostre mappe hanno spesso dei contenuti che riguardano le emergenze storiche, okay. artistiche, che si intercettano nel, durante, okay. cioè nel, negli itinerari. Posso chiederti, Francesca, sì. hai una brevissima storia di gratificazione, un piccolo o grande successo che puoi raccontare relativamente a quest'area? C'è una cosa che ti è piaciuto? Anche il nome, qualcosa che ti ha dato soddisfazione fare negli ultimi 12 mesi in quest'area? Beh, forse il lavoro con il teatro. Cioè, cosa hai fatto? Ce lo puoi raccontare brevemente? Forse la cosa che mi è piaciuta di più è... State attenti mentre lei racconta... Perché quello che vi chiedo poi è anche di capire, mentre lei racconta, un po' voi mi conoscete, ma di capire secondo voi quali sono le potenzialità di Francesca. Se voi chiedete a una persona, mi racconti qualche cosa che ti è piaciuto fare negli ultimi mesi, dove hai espresso un po' il tuo talento, le tue capacità, una piccola soddisfazione, una grande soddisfazione, una piccola gratificazione, una grande soddisfazione, la persona vi racconta una storia. E raccontando quella storia, se voi siete attenti, il coach è sempre una persona che ha questa capacità di ascoltare, di leggere quello che una persona dice, capite anche, cominciate a capire dove, attraverso il dialogo, perché è molto maieutico, è molto socratico il lavoro del coach poi, capite dove la persona ha delle potenzialità e dove può esprimerle queste potenzialità. Raccontaci questa storia del teatro. In realtà, forse c'è una cosa che ho amato molto, che secondo me ha fatto funzionare l'idea. Vi posso chiedere, mentre sì. lei parla, vi scrivete che potenzialità vedete in Francesca mentre lei Sì, infatti aiutatemi racconta. Perché... No, sì, non aiutatela. Magari le vedete voi, non le vedo io. Quello che vi viene in mente mentre lei racconta, in termini di caratteristiche che ha, di potenzialità che ha. Vai Francesca, scusa, non ti interrompo più, ti ho interrotto 40 volte. No, dicevo, la cosa che mi è piaciuta, che probabilmente ha anche fatto funzionare la nostra idea come gruppo, è stata proprio l'interazione stretta che c'è stata con la sezione grafica, diciamo. Quindi non è il testo di per sé che ha funzionato, secondo me, cioè... Teatro Verdi, il teatro della città, ma è stato lo strettissimo legame con le immagini che abbiamo scelto. E credo che la cosa che mi è piaciuta di più è stato questo confronto strettissimo. È come se, cioè non posso dire che l'idea, come dire, il nome è nato dall'immagine, l'immagine è nata dal nome, comunque non si capisce bene il confine, no? Credo che questa quindi sia stata... Quindi hai lavorato in team, non hai lavorato sì, da sola? Sì. Sì, credo che questa sia stata la cosa proprio che mi è piaciuta di più. E cos'è che ti è piaciuto fondamentalmente? Cioè, che tipo di gratificazione hai provato? Perché ti è piaciuta? Che cos'è che ti è piaciuto? Perché in realtà mi sono appassionata di immagini. Ok. Quindi scrivo, però c'ho un debole per tutto ciò che è sonoro e visivo, per i linguaggi audiovisivi. Quindi mi piace molto, non so come dire, interrogare le immagini, no? E qual è stata la misura del successo? Che cosa, qual è aver stato vinto, il feedback? Credo aver vinto il bando. Quindi grazie anche al tuo contributo? Un po' sì. Ok. Sì. Che volete dire? Che vi siete appuntati?
o che vi viene in mente, mentre che cosa vi è venuto in mente di Francesca mentre l'avete ascoltata? Che caratteristica? Vai. Sì. Vai, prendi. Sbagliata? Momento, però non parla nessuno. Beh, quindi la conosci di più. Sì, parla, parla al microfono, se no non ti sento. No, I nostri 350 due, live. Sì, ascolta. Due caratteristiche che sicuramente non già... Dille. Creatività e condivisione. Sicuramente. Okay. Che sono venute fuori da, dal suo racconto. Ottimo. Vai. A me ha colpito... la, la gratificazione che ha dichiarato nell'essere riuscita a contribuire a uno sforzo di squadra, quindi la capacità di collocarsi in un lavoro contestuale, che non è banale. Sì. Che altro? Ha scritto convincente, mi è venuto come... Ah, convincente perché? No, aver vinto... No? Ok. Sentito da una parte, non l'ho sentita per chi. Certo, eri fuori. Però aver vinto comunque, no? Presentato un progetto, non so, nel caso del teatro, averlo vinto, penso, okay, no? Che ci sia anche come, come potenzialità convincente. Qualcun altro vuole aggiungere? Ti ci riconosci? Io ne ho una da aggiungere. Vabbè, dato che anch'io ci lavoro con Francesca, direi visionaria, perché conosco altri... Eh? Visionaria. Visionaria. Quindi sono le due occhi diversi. La visione torna. Sì, ma perché conosco i suoi altri aspetti, quindi c'è bisogno di visioni diverse e differenti, parlando anche proprio in modo metaforico. Certo. E c'è anche una umiltà nel tuo racconto. Non so se c'è un riscontro dai tuoi, dal tuo team, dal vostro team. Ed è una caratteristica, quindi c'è questa creatività che si esprime nell'immaginazione di testi efficaci, ma nel confrontarsi anche con il mondo dell'immagine, con il mondo dell'estetica, della visione. C'è questa creatività molto forte, si vede anche un po' dal tuo look, no? Questo essere un po' anche originale, non convenzionale probabilmente, ma viene fuori anche... La parte, la socialità, quindi il gioco di squadra, e viene fuori anche, diciamo, questa parte un po' più, no, l'umiltà, quindi se vuoi, insieme alla timidezza, no, un pochino, però quella poi si impara a vincerla, a superarla, eccetera, però c'è questo aspetto molto interessante. Quindi, ok, in un ruolo, come quello che ci hai raccontato una delle soddisfazioni che hai ottenuto e questo ci ha anche aiutato a capire alcune delle tue potenzialità. Questo che significa? Che se tu ti concentrerai su un lavoro dove non puoi esprimere creatività o non puoi lavorare insieme agli altri, è difficile che tu avrai soddisfazione. Immagina la tua stessa capacità di scrittura però isolata, no? In un casolare, una masseria a scrivere libri. Mancherebbe una componente importante per te, che è quella delle relazioni, della socialità, del confronto con gli altri, anche del feedback positivo che ti arriva, ho fatto un bando, ho messo in gioco la mia creatività, ho lavorato in squadra e ho ottenuto un feedback, un risultato, lo abbiamo vinto il bando, è anche in parte merito mio, no? Ti sai riconoscere dei meriti, una capacità di giocare in squadra. Questo ti sa, in qualche maniera, ti sta dando delle indicazioni, no? Su dove... lavorare, ti piace la creatività, è giusto lavorare in una casa editrice, quindi in un'agenzia, in progetti dove puoi esprimere questa creatività e ti piace lavorare in coppia creativa, no? Quindi con chi più si occupa della parte art visual per esprimere la tua parte copy, dove magari queste cose a volte si intrecciano perché magari la scelta delle immagini la fai anche te o insieme appunto all'art e al copy. Ora, questa cosa che abbiamo fatto, quindi dei ruoli, c'è un altro ruolo, ad esempio, volete aggiungere qualcosa su questo? Ok. C'è un altro, un vostro ruolo, Adriano, tu che ruolo hai scritto? Ma che ruoli hai scritto? Ne ho scritti 4. Vai. Il developer, che è una cosa che ho fatto. Sviluppatore. Ho scritto interprete, linguista, sì.
Developer, dicevo, che percentuale hai dato? Sviluppatore. Gliene ho data una grossa, perché l'ho fatto professionalmente per anni, e fino al punto del burnout, mi sono allontanato, poi sono tornato, insomma. Io, e comunque, che linguaggi, per sapere? Quando l'ho fatto professionalmente sviluppavo in Java. In Java. Perché quello, certo, insomma, il linguaggio. E adesso mi sto concentrando sui linguaggi funzionali che stanno venendo fortemente alla ribalta. Nuovi, Ruby, tutti Rail, in PHP. No, Ruby non ne funziona, no, PHP no, quella robaccia tecnicamente. I linguaggi funzionali, Clojure, Haskell, Scala meno, perché è pure quella robaccia. Ok, e lì senti di avere delle competenze? Mi piacerebbe, ho lavorato su quello, ho pubblicato dei piccoli progettini, okay, open source, diciamo, ho esplorato, ho pubblicato un progetto di... Okay. Ho esplorato, ci ho lavorato professionalmente e poi ho anche esplorato... Ok, ok. Poi ho scritto linguista, interprete, perché ho studiato... Mi hai dato poco, vedo. A che cosa? A questo linguista, interprete. Sì. Ah, no, scusami. Stavo Diciamo che ho lavorato in un'azienda, vabbè, poi diciamo... Ce lo dici. Poi l'altro ruolo? L'altro ruolo è non lo so bene, non so quanto esista, e credo che comunque sia fusibile con quest'altro, il community builder, perché io ho capito che... Esiste il community manager, no, esiste no, un'attività di community builder, esiste un po' la figura dell'aggregatore, del networker, ecco, molto forte. Il networker. Quello per me è un ruolo, io non ci ho mai pensato, ho sempre ritenuto che fosse per me talmente un punto debole che fosse inutile dedicarmici, mentre invece sono cominciato a pensare che se non lo faccio io non lo fa nessun altro, e anche perché qualche volta poi dalla passione che a volte riesco a esprimere... Mi sai raccontare una storia intorno a questo ruolo, ad esempio di networker degli ultimi mesi? Ce ne sono, è lucubrazione per il momento, mi è semplicemente capitato di... esprimere la mia passione con alcune persone, ma non perché avessi un obiettivo, e di ottenere un riscontro. Allora ho detto, ma chissà, forse no. Stai pensando al co-working? Sto pensando a una serie di cose, sì. Okay. Sì. C'è un altro ruolo? No. Okay. Diciamo che ne ho fusi due, erano quattro. C'è qualcun altro che vuole condividere alcuni suoi ruoli? Che ha scritto diversi? Forza. Coraggio. Io con lui prendi il microfono. Adriano, passa il microfono. Una grande percentuale è quella di sviluppatore, anche se sicuramente anche informatico. Sì, mi ha dato una coltellata, perché il linguaggio che è robaccia, che lui diceva, io lo uso che tutti i giorni. Qual è? Java, che cos'è? No, PHP. PHP. Ma funziona, guarda che il 90% dei siti sono fatti. Appunto. Ma i SQL, PHP, lascialo. Infatti i puristi, voglio dire, c'è da imparare però. Certo. Sicuramente okay. Negli ultimi... Che ruoli hai giocato quindi da... Sicuramente da programmatore per un bel po' di sì, tempo. Attualmente... Nella mia azienda è il ruolo principale che svolgo. Ok. Marco? Faccio, com'è? Aspetta, volevo sapere, Marco, tu che ruolo svolgi invece? Che ruolo hai inserito? Non ho inserito nessun ruolo, però sono un operatore di impresa. Sì. Sì, quindi fai montaggio? Sì. Riprese e montaggio. Montaggio, sì. E ti piace? Sì. Ok. Bene. Volevi aggiungere qualcosa? Scusami che ti ho bloccato. No. Ora vi chiedo, scegliete uno dei ruoli che avete inserito e fate questo breve esercizio. Abbiamo un po' di tempo ancora. Scegliete uno dei ruoli che avete inserito e elencate 5, se potete 10, soddisfazioni che avete avuto negli ultimi 12 mesi in quel ruolo. Abbassate l'asticella, non pensiate che la soddisfazione è anche riuscire a consegnare in tempo il bando prima che scadesse, quindi attenzione. Siate generosi con voi stessi, elencate 5, almeno 5, meglio se 10, principali soddisfazioni che avete diciamo avuto in quel ruolo negli ultimi 12 mesi.
Questo esercizio si chiama linee guida. Se arrivate fino in fondo otterrete qualche cosa di molto importante per i prossimi 12 mesi. Forza, forza, siate più, abbassate l'asticella, ragazzi, abbassatela questa asticella. Scegliete un ruolo dove negli ultimi 12 mesi... Io avevo un ruolo negli ultimi 12 mesi. Qual è il ruolo? Non... Ah. Cioè, perché vabbè, ho iniziato da poco, ma... A fare cosa? Lavorare nell'operaio del pub. Ok. È un lavoro stagionale nel momento. Un lavoro stagionale, l'hai scritto? Sì. E quando l'hai iniziato? Il primo giugno. Ah, da adesso. E prima? Niente. Niente. Quando ti sei laureata invece? Marzo 2011. E ho fatto sì, quell'estate dopo ho fatto, no, nel 2012 ho lavorato in hotel, però è più di un anno fa. E che ruolo svolgevi in hotel? Ricevimento. Ok. Quindi hai avuto diversi ruoli? Sì, però più di un anno fa. Ok, vabbè, insomma, siamo... Scegline uno, sì, metti... Pensateci bene, siate generosi con voi stessi, tornate indietro, in questo momento vi sto chiedendo di tornare nel passato, di ricordare piccole, grandi soddisfazioni, piaceri, gratificazioni, piccole o grandi gioie che avete provato. Mi sembra vincere un bando, mi sembra una cosa importante ovviamente, ma può essere anche riuscire a lavorare in maniera efficiente o efficace con i tuoi colleghi. Io sono un po' in crisi esistenziale. Bene. Siamo qui apposta. Quindi il prossimo esercizio lo farete ancora meglio, ma nel frattempo compilate questo elenco di soddisfazioni. Imparate a riconoscere i piccoli, grandi successi che avete ottenuto in quel ruolo. Ora è anche un modello che vi sto dando, quindi poi lo potreste applicare alle relazioni, all'acquisizione di competenze, no? Perché questo ci porta dove voglio arrivare, e ve lo farò vedere, a una cosa che vi aiuta. T'ho bloccato, Adriano? Ah, l'hai scritti? Stai scrivendo? Vedi la ripresa com'è? Ah, ecco. Come va, Franci? È finito? Posso curiosare? Certo. Vabbè, scritto un po' in modo confuso. Però ho scelto un altro ruolo. Ok, quale ruolo hai scelto? Illustratrice. Oh! Che è un ruolo desiderato, non... Quindi mi elenchi nel ruolo di illustratrice che le tue principali soddisfazioni. Scelgo te... Perché sei. Ti abbiamo preso come cavia, quindi. Bravo. Sì. Se no a casa non c'è scopo. Allora, in realtà sono piccolissime cose. Ripeti il ruolo. Ruolo illustratrice. Illustratrice. Un ruolo desiderato, non un ruolo di fatto. Che punteggio gli stai dando in questo momento?
che percentuale di soddisfazione complessiva, di completamento, di raggiungimento di obiettivi e ambizioni? L'hai messo nel ruolo? Sì, l'ho messo, ma tipo a un 20-30%. Ah, 20-30%. Ma 30% è tanto. È tanto. Nel senso sei stata generosa. Sì. Elencami le soddisfazioni. Allora, aver partecipato a un workshop di illustrazione. Vai, elencale. Aver ricevuto la richiesta da parte di un'amica di illustrare una storia che ha scritto, aver ricevuto la richiesta di, cioè, mi hanno chiesto di organizzare un workshop io di illustrazione, e collegato a questo ci sono tre piccole cose. Una, aver messo in collegamento due persone che potessero fare questa cosa, cioè il ruolo che diceva Adriano di networker. Sì, è capitata, okay. È capitato, nel senso una persona mi ha chiesto di organizzare un workshop in un posto, io le ho detto di sì, questa cosa mi ha già, come dire, gratificato. Moltissimo, no? Mi sono sentita contenta per la possibilità di parteciparvi, chiaramente. Cioè non solo di parteciparvi io come studentessa, ma anche di dare la possibilità ad altre persone di condividere questa esperienza. Quindi però di in essere più... te docente, di essere no, te... no, 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 no. Okay. Ah, no, solo chiesto... organizzare e poi frequentarlo io da studente. Quindi hai coinvolto altre persone per in partecipare. Realtà poi ho messo in collegamento la persona che me l'ha chiesto con una persona che di fatto già organizza, già fa questa cosa, e quindi alla fine abbiamo lavorato in tre. Quindi questo è un altro tornano punto. Le tue storie, la relazionalità, la socialità. Sì. Ok, poi altre soddisfazioni in questo ruolo? No, l'unica cosa che manca in questo ruolo è il fatto di disegnare. Cioè non hai disegnato? Non ok, senso, allora adesso, non nel senso, adesso proprio, vi chiedo, oltre ai plus, mi elencate invece quali sono le insoddisfazioni, le frustrazioni, gli ostacoli che avete incontrato negli ultimi 12 mesi nel ruolo che avete scelto? Ok? Quindi vi ho chiesto, elencate i vostri ruoli nell'area professionale, sceglietene uno e ora elencatemi le maggiori soddisfazioni che ha avuto negli ultimi 12 mesi e poi le maggiori insoddisfazioni, frustrazioni, piccole momenti di delusione che avete avuto rispetto al ruolo che avete scelto. Quindi nel tuo caso illustratrice, programmatore piuttosto che altro. Elencatene almeno un po'. Scavate. Insoddisfazioni ora, frustrazioni, piccole e grandi delusioni. Ad esempio, non illustrare, mi sembra che tu ce ne detta uno. Sì. Va bene. Allora, A, ruota della vita, B, ruoli, C, soddisfazione, insoddisfazioni, D,
Ci siamo? Qualcuno vuole intanto Adriano? Sì. Tieni. Mi ricordi? Stiamo lavorando su quale ruolo? Quello di sviluppatore. Sviluppatore. Web developer? No, diresti? Non necessariamente. Ok. Perché... Sviluppatore software a tutto tondo. Naturalmente al giorno d'oggi qualunque progetto... Soddisfazioni e insoddisfazioni, velocemente. Allora, soddisfazioni. Ho realizzato un programmino prototipale all'inizio di questa avventura a Berlino in una camera d'albergo, mentre così fra la colazione e il pranzo. Che era un word counter, un software che prende un testo e conta le parole. Sembra banale, sì, ma è la pietra miliare di come diciamo è il mattone fondamentale dei motori di ricerca, di tutto il machine learning. Ok. E l'ho fatto in un linguaggio in Clojure. Era la prima volta che facevo qualcosa del genere. Okay. Hai usato un nuovo linguaggio in un contesto nuovo, sì, in una camera d'albergo. Sei riuscito a sviluppare, sì, un algoritmo, una piccola, sì, applicazione, una piccola cosa, e l'ho pubblicato. Hai pubblicato. Ti hanno detto bravo? Nessuno mi ha detto però piace a me. Ok, grande, grande gratificazione in quello che racconti. Poi avevo cominciato un altro progetto prima di partire per Berlino che non ero riuscito a, insomma, si era paludato, e lì sono riuscito invece a fare un grosso passo avanti anche con l'aiuto di una persona, di un professionista che ho incontrato alla scuola di Hacker, che mi ha, come si usa nell'open source, mi ha mandato una pull request, cioè un contributo di codice al mio, okay, e mi ha risolto una situazione e questo. Che pure non mi era successo. Grande. Quindi un contributo. Ho ricevuto un contributo da parte di uno, okay, che opera professionalmente nel settore. Un'altra? Poi passiamo alle insoddisfazioni. Un'altra soddisfazione? Un'altra, ne ho scritte 5 o 6, ma una più recente. Stavo meditando su come proseguire su questo percorso. Mi sono accorto che mentre io mi concentravo a fare una cosa, il contesto stava cambiando velocemente. Mi sono posto una domanda su come. Ho pubblicato una domanda su Quora, che è un servizio di domande professionale, eccetera, eccetera. E questa domanda è esplosa. Sono venuti a rispondere i leader delle due comunità open source che avevo coinvolto. La domanda è stata promossa. Mi hanno scritto quelli di Quora, mi hanno somministrato un questionario perché hanno detto, ma insomma. Grande networker. Grande animatore di comunità software open source. Sì. Ottimo, vedo grande soddisfazione nei due occhi. Insoddisfazioni? E insoddisfazioni, non sono riuscito a mantenere buoni rapporti con gli organizzatori della scuola, della Hacker School. Della Hacker School di Berlino. Perché avevamo valori diversi e probabilmente sono stato emotivo, probabilmente mi sono un po'... Così mi sono pensato alcune cose e non sono riuscito a... Non credo che sia rimediabile, ma per il momento ritengo che questo sia... Hai risposto male? Non hai tenuto buoni rapporti? Non ho risposto male. C'è un evento, un fatto? Diciamo che sono sparito. Mi sta raccontando un'opinione, non vi sta raccontando un fatto, sono, no? Sparito. Ok. Dopo essermene andato da lì sono scomparso. Loro non sanno dove sto, che sto facendo. E gli interessa sapere dove sei? No, a loro probabilmente no, interessava a me che loro sapessero, che loro sapessero, interessava più a me che a loro probabilmente, però siccome l'occasione c'era... Non hai saputo tenere una relazione nel momento in cui sei andato, sì, qualcosa ti ha deluso, non ci hai raccontato bene cosa, per cui poi non hai mantenuto questa relazione a distanza. Esatto. Ed è questa è una cosa che in questo momento un po' Ma c'è un motivo? Mi secca. Non lo so esattamente. Io eri arrabbiato per qualcosa? Avevo fatto mi sono arrabbiato per qualcosa. Io avevo fatto un investimento, avevo fatto su di loro, l'investimento era reciproco. E ho incontrato una cultura che secondo me è inadeguata. E quindi mi sono trovato isolato, pur avendo fatto un grosso sforzo, essendo andato lì, eccetera, eccetera. Ho incontrato una sensibilità non sufficiente sul piano umano. Questi tutti nerd, tutti fissati, forse ho fatto anche un investimento un po' azzardato. Però... Investimento che vuol dire? Il fatto di andare a Berlino, pagarti un albergo, di pagare una certo, Hacker School, quindi tempo e denaro. Tempo e denaro, dedizione, ti sforzo, aspettavi qualcosa? Mi aspettavo qualcosa che avevo avuto in passato. Quindi qual è la delusione, l'oggetto della delusione? Che cos'è che non hai avuto rispetto a quello che tu pensi di aver dato? Perché senti questo squilibrio rispetto a quello che hai dato, tempo, energia, attenzione a questa Hacker School a Berlino, rispetto a quello che ti è tornato?
Diciamo che nella mia idea, perché questa è una mia così elaborazione, se ci fosse stata una maggiore attenzione all'aspetto della umano, della socialità, della collaborazione, invece che ad un aspetto autistico che viene ritenuto un valore, probabilmente i risultati che avrei potuto scrivere qui sarebbero stati ben maggiori. Che potenzialità repressa o non riconosciuta vedete in Adriano? Affettiva. Quindi è una dimensione sua di cuore che non gli è stata riconosciuta. Cioè lì ha trovato dei nerd, dei geek impallinati sui propri prodotti, come dice lui, autistici, che un buon 80% degli sviluppatori software... Asperger autistici. Ah, con sindromi anche più complicate, complesse. È un bel panorama. Asperger. Ha messo anche cuore, affetto, in effetti tu hai detto. Ha messo dedizione, attenzione, energia. Non so se ha dato l'affetto che avrebbe voluto ricevere, nel senso che così mi ha fatto pensare il fatto che lui abbia investito tempo e denaro, però si sia aspettato un feedback più sul piano emotivo, cioè affettivo. Interessante quello che ti sta dicendo Francesca, cioè lei ti sta dicendo tu hai messo nella macchina, nel programma, tra virgolette, hai messo tempo e denaro, ti chiede ma hai messo anche affetto, relazioni, convivialità, passione, attenzione, ascolto degli altri, perché sembra che questo non ti sia tornato indietro da loro, ma era il contesto giusto? Era il contesto dove sviluppare velocemente dei prodotti e dei software o era il contesto, diciamo, dove sviluppare relazioni affettive e di amicizia? In un contesto diverso ho avuto un ritorno maggiore. E comunque no, cioè quello che mi chiedo io è... Dov'è che Adriano sta esprimendo più sofferenza? Sul piano affettivo? Sul piano delle relazioni. Cioè, si vede, ma non è che... Cioè, vuol dire no, che no, tu hai... Tanto che tu mi dici, io sono un networker, io sono un community builder, cioè tu mi stai dicendo, per me è importante la relazione con gli altri, la capacità di aggregare le persone intorno a me, no? Mi stai dicendo, giusto? Assolutamente. Tanto che io faccio un'esperienza innovativa, in una città innovativa, in un contesto innovativo come la Hacker School di Berlino, ma non ho questo ritorno di relazioni, di socialità, sono tutti autistici, concentrati sul proprio prodotto, anzi ce l'ho quasi avuta di più da Quora, dove no, è un riconoscimento dagli altri. Ma anche no? Da una scuola di lingue, ma più, cioè, di tedesco, perché poi sono stato anche a scuola, cioè, in un contesto diciamo più umanistico. Perché stiamo andando... Tu, Maria Domenica, vuoi dirci qualcosa sulle tue ruoli, soddisfazioni? Giusto perché sei rimasta... Passagli un attimo il microfono, mi incuriosiva. Vabbè, io di... Che ruolo hai scelto? Beh, quello degli ultimi 2 anni, studente e libero professionista, perché libero. Nel momento in cui non riuscivo... Separiamoli però, sono... Lo so, però sono connesse, nel senso che una mi ha permesso di muovere delle cose, mi sono sganciata dalle cose perché... Sono... Libera professionista che fai? Sono associata, associata a sì, progetti per comunicare. Quindi sono... E quali sono le principali soddisfazioni come libera professionista in progetti per comunicare? Beh, rientrare nel team dopo 2 anni di stand-by... Entrare nel team. Cioè persone che conoscevo, però nel momento in cui ci lavori, insomma, la prospettiva cambia. Quindi lavorare. Cambia. La soddisfazione lavorare, è lavorare. Riprendere a lavorare. Ok. Avere la flessibilità mentale di studiare, quindi del fatto di non venire mai meno alla curiosità. Ecco, curiosità, essere sempre curiosità. Sì. Sono due potenzialità, stai nominando, fondamentali. Curiosità e amore per l'apprendimento. Quindi quando sono stata, insomma, quando ero studente ho lavorato, quindi mi sono confrontata a fare esame con gente più piccola di me, quindi ho notato che guardandomi indietro ho fatto delle cose, quindi ho costruito delle cose che devo portare avanti. Perché hai fatto esami a giovani? No, ho acquisito la specialistica negli ultimi 2 anni. In cosa? Comunicazione, design, comunicazione visiva e multimediale. Sì.
E quindi? E quindi poi mi sono laureata comunque in tempo perché c'era il forte desiderio di tornare a lavorare con loro, E quindi le soddisfazioni di acquisire, confrontarsi appunto con i clienti. Magari a volte non riesco a fare delle cose che facevo quando ho fatto la libera professionista da sola, quindi quando lavoravo Quali da altre sola. Soddisfazioni? Soddisfazioni? Beh, appunto, come diceva già Francesca, per me non c'è un progetto in particolare, perché ogni piccola cosa per me è una... Tipo? Cos'è che è una soddisfazione per te? Vabbè, se lo porto sul piano lavorativo, mi sono occupata di sviluppare, mettere giù le idee per l'identità aziendale di una nuova cooperativa, tra virgolette. Sì. E è andata comunque a buon fine, insomma, nonostante no, dei lavori, hai dei la momenti alti, sì, ecco. Gli alti quindi bassi, lì c'è stata una soddisfazione. Clienti di... che criticano, non accettano il lavoro. Ma più che altro, insomma, no, poi quando pensi che magari non possa essere accettato, quali invece sono si le raggiunge. Insoddisfazioni in questo ruolo? Negli ultimi 12 mesi? Beh, negli ultimi 12 mesi insoddisfazioni, io parto sempre da me, più che altro voglio liberarmi da delle insicurezze che mi portano a essere prevenuta nei miei confronti. Quindi delle cose che potenzialmente potrei fare, a volte mi blocco e la pigrizia a volte ha la meglio, però cerco. Cosa appunto... sta facendo Maria Domenica ora? Sta raccontando un fatto o sta dando un giudizio su qualche cosa che non ci ha neanche raccontato? Attenzione, è importante. Anche perché il coach è una persona che, se non è brava, il cliente se lo prende e se lo porta in giro nella sua mente. Delusione, non maledetta ancora. Delusione. Mi hai dato un giudizio prima ancora di raccontarmi un fatto. Ma perché sono delusioni che non Piccole. Hanno a che fare con adesso, quindi... Con il ruolo però, dammi una delusione su questo ruolo invece. Piccole delusioni nel ruolo di consulente, di associata a questa... Che mo posso banalizzare, cose che stavi raccontando. Chiudere un file e portarlo in stampa, avere responsabilità fino alla fine di un determinato lavoro, questo diciamo, però di base... Scusa, insoddisfazione, sì. Delusione. Perché? Però... Perché è una delusione questa? Perché poi temo di non essere capace a fare delle cose, perché è l'allenamento che ti manca per poter fare delle cose. Qual è la delusione però? Dov'è la delusione? Dov'è l'insoddisfazione in quello che hai fatto? Tu mi hai raccontato una cosa che hai fatto e che hai portato a buon fine. L'insicurezza. L'insicurezza. Sì, è quello, diciamo, un po' la... Quindi l'insoddisfazione non c'è è... un caso particolare, proprio... Non c'è un caso, ma no. Durante uno svolgimento sì, che un poi processo. È andato in un processo di lavoro, sì, quell'insicurezza, forse che si esprime come? In ansia, in pensieri... In titubanza... Che... Oddio, sì. Lo saprò fare... Lo porterò in tempo. L'ho scritto perché lo so Leggilo. Che è così. Non essere all'altezza del ruolo, a volte. È un timore che ti manda in su. Non ci stai raccontando un fatto. Ci stai raccontando un'emozione che hai provato perché durante... Per me parte tutto di lì, delle emozioni che vi ho sul momento. Però distinguiamo una cosa importante. So. Mentre tu mi hai fatto venire... Si chiama SEPA, prendetevelo e portatevelo a casa, ed è situazione, emozione, pensiero, azione. C'è una situazione, è una catena, che genera dei disastri incredibili. Anche l'uccisione di una famiglia, a volte, come è accaduto in questi giorni. C'è una situazione che, ad esempio, ti stressa, o ti crea ansia, o ti crea preoccupazione, o ti crea... emozioni negative, cioè quindi c'è una situazione che genera delle emozioni. Generalmente se dopo l'emozione passiamo all'azione, cioè c'è immediatamente una reazione senza un pensiero, la P di pensiero, prima pensa, poi parla, com'è che si dice spesso? Perché parole poco pensate producono pentimenti. Che è uno scioglilingua, perché una situazione, ci sono delle situazioni nella vita che ci creano delle emozioni, queste emozioni a volte sono negative, tu ci stai raccontando una situazione che per gli altri non generano questa emozione negativa, non generano questa ansia rispetto al ruolo
o questa insicurezza che probabilmente tu invece ci stai raccontando, e quindi è assolutamente reale, importante, io non la sto negando, quindi c'è. L'importante è introdurre un pensiero e poi, quindi, diciamo, non interrompere un'azione positiva che porta a compimento, in questo caso, la consegna del file, il completamento del progetto e tutto quello che ti è stato richiesto. Se in questa sequenza ci sono delle emozioni, che è normale perché siamo esseri umani, quindi la paura, la mancanza di coraggio, l'ansia, lo stress, sono tutte emozioni negative, è chiaro, dobbiamo capire da che cosa vengono, magari da un'insicurezza. Perché? Perché è la prima volta che lo fai? No. Perché hai avuto dei giudizi negativi? Io sento che c'è molto un giudizio tuo su di te. Sì, sì, parte tutto da me. Quindi attenzione, c'hai un io giudicante molto forte, eh? Hai un super io molto cattivo, tra virgolette, no? In qualche maniera. Mentre il contesto ti sta dicendo, guarda che il file l'hai consegnato, il progetto l'hai completato, con Francesca hai lavorato bene, il progetto è piaciuto al cliente, non c'è un risultato negativo, oh, hai perso il bando, hai perso il cliente ti ha mandato a fanculo, no? Cioè, c'è qualcosa, bisogna lavorare sull'insicurezza. È una risorsa interna, quindi attenzione, è fondamentale quello che stai dicendo. Io non sto dicendo non c'è niente, io ti sto dicendo attenzione, siamo proprio qua. Cioè, nelle risorse interne di cui tu pensi di aver bisogno, di cui tu hai bisogno per affrontare con gioia, tranquillità, serenità, che probabilmente alla quale aspiri, mentre svolgi queste azioni, questi compiti all'interno di questi ruoli, ed è una risorsa che eventualmente tu puoi sviluppare, no? Questa sicurezza, questa autostima sulle proprie risorse e sulle proprie capacità. Ok? Il coach fa un lavoro che ora non possiamo fare perché stiamo quasi per andare a pranzo e perché è un lavoro personale che si fa poi con le persone, però è una cosa molto informatica, molto bella, è la parte del coaching che si spinge un po' nella dimensione quasi della magia. Il coaching in realtà può aiutarti a installarti, termine tecnico, delle risorse. Questa è molto bella ed è la parte più bella, perché finora ci stiamo facendo delle grandi pippe, soddisfazioni, però a un certo punto, quando tu ti accorgi che ti manca una cosa, guardate che stanno venendo fuori relazioni, creatività, sta venendo fuori questa insicurezza, questa autostima, questa parte giudicante. Una risorsa, quindi se io ti chiedessi, ok, Maria Domenica, su quale risorsa vuoi lavorare? Magari tu mi dici, ok, io vorrei avere più sicurezza mentre svolgo il mio lavoro. Ok, e questo si lavora sull'installazione, tra virgolette. Che vuol dire l'installazione? Vuol dire che in realtà è una risorsa che tu hai, di cui hai poca consapevolezza, e a volte è una risorsa che non è pronta all'uso. Non è come una marcia che tu inserisci, ok, hai bisogno, stai andando in salita, scala in seconda e vai. Una risorsa a volte invece è più faticosa, ad esempio tu hai bisogno di una performance davanti a una telecamera, davanti a un docente, a un esame, o in una presentazione a un cliente, o in un elevator pitch in uno startup weekend da qualche parte, cioè in una presentazione del tuo progetto di impresa, o in un colloquio di lavoro per un prossimo lavoro, e hai bisogno di una risorsa che può essere la sicurezza, l'autostima, la capacità di comunicare in maniera efficace le tue doti, e la capacità di portare a termine i compiti con serenità, senza farsi venire ansia e stress, ok? Come si lavora sulle risorse? Si lavora riappropriandosi di un'esperienza del passato in cui tu invece avevi quella sicurezza. Allora io ti chiederei, Maria Domenica, quando è che invece tu ti sei sentita di molto sicura di te, molto capace delle tue di questa, come, molto sicura, molto capace delle tue risorse, delle tue capacità, appunto, e ce lo vogliamo ricordare questo evento? Allora in quel caso, come dire, si ritorna con il ricordo, con il pensiero, ma se vuoi anche con l'emozione, e si prova a fare un ancoraggio, cioè si prova a dire, ok, riusciamo a
come dire, a potenziare questa sensazione, questa emozione, questa risorsa, ad arricchirla per poterla rendere, no, al top, al 10, se dice, ma in quel momento quanto eri sicura? Ti sentivi sicura? 7. E per sentirti sicura 8, 9, 10, di che cosa avevi bisogno? Come facciamo a portarla a quel livello? È un lavoro che si fa, è un lavoro anche molto, si chiama programmazione neurolinguistica, cioè un lavoro che si fa anche un po' con la PNL, cioè si fa anche con delle tecniche un po', diciamo, di come dire, proprio per lavorare su delle risorse e lavorare su, diciamo, su delle porte di accesso, un pochino, un po' per scavalcare le tue difese, no? E gli ostacoli, magari in questo caso la tua insicurezza. E lo si ancora, nel senso che si trova probabilmente un modo per richiamare molto velocemente quel senso di sicurezza, magari con un gesto, con una cosa, in maniera tale che ti possa... E poi si sviluppa con l'allenamento. E poi è un lavoro che si fa insieme, no? Nel senso, cioè, tutti sono... Probabilmente ci sono stati momenti in cui questa insicurezza ti è stata trasmessa dall'esterno, no? Probabilmente... questa paura nel fare le cose, e quindi poi è qualche cosa che tu hai ereditato probabilmente e sulla quale invece forse è venuto il momento di scrollare. A questo punto, l'ultima fase dell'esercizio, e poi ce ne andiamo a pranzo, sulla base del ruolo che avete scelto, delle principali soddisfazioni e insoddisfazioni, quali sono le lezioni imparate? Mi elencate alcune lezioni che avete appreso da quelle soddisfazioni e da quelle insoddisfazioni che avete avuto negli ultimi 12 mesi rispetto a quel ruolo. Elencate delle lezioni. Che cosa avete appreso? Non so, che è importante mantenere la calma e la serenità quando c'è un momento concitato di lavoro, o c'è una scadenza, non lo so, che forse non solo nella scrittura possa esprimere la mia creatività, ma anche nell'immagine, nell'illustrazione, che devo trovare un contesto, un ambiente che mi stimoli, che mi riconosca anche, no, delle mie doti, delle mie capacità dal punto di vista delle relazioni, della socialità. Poi ci lavorate magari, no, con più tranquillità, avete bisogno sicuramente di tempo, provate a scriverne qualcuna. Questa è una capacità di analisi, non critica, ma tutto quello che accade, anche un insuccesso, anche un fallimento, anche una delusione, ci deve insegnare qualcosa. E non possiamo accusare gli altri, l'hacker school, la regione, il capo di progetti per comunicare, il mio compagno. A volte bisogna essere abbastanza umili e dire forse buona parte delle responsabilità dipendono da me o dal modo in cui io mi sono relazionato con gli altri. Ok? Vai Adriano, fatti quest'ultimo esercizio, se no rimane monco. Lezioni imparate, cioè dalle tue soddisfazioni e insoddisfazioni in quel ruolo, che cosa elenca alcune lezioni apprese. Che cosa hai imparato? La lezione fondamentale. Segnatele un attimo, poi le condividiamo. Chi è che ha già scritto qualcosa? Mi vuoi dire qualcosa? Dategli il microfono.
E qui abbiamo bisogno di sviluppare le potenzialità di questa ragazza. Allora, vabbè, io accenno un po' il mio ruolo di addetta a ricevimento. Sì. Ho fatto la stagione nel 2012 e tra le soddisfazioni avevo scritto che comunque mi avevano detto, cioè mi hanno detto sia i miei colleghi e anche magari chi ci veniva ai clienti, che comunque ero gentile. E poi ho superato il mio handicap dell'inglese, perché avevo, cioè non sapendo bene l'inglese, allora prima evitavo anche di cercare lavoro anche in hotel. E poi perché hai imparato l'inglese? Hai imparato l'inglese stando? Mi sono buttata, sei sciolta. Sì. Poi quindi ho trovato questo lavoro, averlo mantenuto, quindi so fare qualcosa. L'hai mantenuto, hai avuto dei feedback positivi e è cresciuta una tua competenza. Non male. Insoddisfazioni? Va bene, ho scritte due. Una è a volte il trattamento del datore di lavoro poco rispettoso nei miei confronti, perché avevo avuto un diverbio con la mamma della titolare, che anche lei alla fine gestiva. Mi state attenti alle potenzialità di... Mi ripeti il tuo nome? Daniela. Però lì per lì, perché lei mi ha detto se vai meno di zero, per una cavolata, perché lei... cioè, perché mi aveva la mamma della titolare. Ah, la mamma della titolare. La ex titolare, praticamente. Sì. Non mi vedeva di buon occhio. E quindi un giorno ha... Si è sfogata con te. Vali meno di zero, no, per me non vali niente, così, colà. Abbiamo... E tu che cosa hai provato? Lì per lì, vabbè, gli ho risposto in modo educato, dicendogli... Perché tu sei gentile, ci hai detto, quindi gli hai risposto in modo educato. Non gli ho risposto male come magari volevo rispondergli, no? Meritava, però... Aggiungete diplomatica. Cioè, gli ho detto, scusa, ma io non posso leggere nella tua mente che cosa vuoi sapere. Cioè, perché io gli avevo semplicemente, alla tua domanda, se ci sono novità, avevo detto lì per lì, no. Poi, giusto un attimo, era appena arrivata, giusto l'attimo... per fare mente locale e dirgli, perché un cameriere se n'era andato, quindi stavano aspettando un cameriere nuovo, ma io non potevo, era una situazione successa la mattina, io sono arrivata il pomeriggio, quindi non potevo pensare nella sua mente cosa voleva sapere lei. Sì. E quindi lì è un po' così. Poi gliel'ho detto alla figlia, ho detto guarda, ma con tua madre ho avuto questo diverbio. E poi la figlia l'ha chiamata, mamma vieni qua, e se ne sono vista loro due, però a me non mi hanno sgridato, non mi hanno detto niente. La madre poi non mi salutava più, però vabbè. È stata ingiusta con te, secondo te, la madre? Sì. E dopo, vabbè, un'insoddisfazione però non riguarda il lavoro, è l'attesa per il treno, l'autobus che dovevo andare a prendere ogni mattina, la sera, così. Perché era uno spreco di tempo? Sì. E quindi tra lezioni imparate ho scritto che sono in grado di... Quanti anni hai? 31. Daniel? 31. C'è un po' che esperienza ancora, no? Però sono in grado di lavorare a ricevimento. E... Quindi sei in grado di lavorare a contatto con il pubblico. Sì. Cioè anche se comunque sono un tipo riservato, no? Sono timido inizialmente. Sei riservata, però riesci a essere gentile, quindi... Non sei invadente, però, come dire, sei diplomatica, gentile. Sono paziente, ho scritto. Paziente, accogliente. Che non ho reagito in malo modo al diverbio con la mamma. Così. Che cosa segnala la sua frustrazione rispetto alla delusione del diverbio con la madre? Che potenzialità segnala? L'attenzione nel suo lavoro. Che non è stata riconosciuta. Io sento molta misura. E quindi se non è stata riconosciuta, che cosa c'è stato? Che atto c'è stato? Se lei avesse sbagliato e la madre l'avesse rimproverata, sarebbe stato giusto? Sì. Secondo te? Sì. Invece è stato ingiusto? Sì, ma io lì per lì al momento mi veniva anche da piangere, solo che non potevo piangere perché... Poi risposta emotiva, giustamente, perché lei è stata molto aggressiva nei tuoi confronti. Mi ha proprio aggredito, cioè io non me l'aspettavo minimamente. Infatti, la matrona pugliese di quelle violente, insomma. No, non è stata in Puglia, è stata a Rimini. Ah, peggio. Ok. Anche perché poi non ti offrivano neanche da mangiare. Se tu devi mangiare lì, devi pagare. Questo pure è un'altra cosa... Che cos'è che vedete che è insofferenza in lei? E lei deve trovare un contesto dove è importante che cosa? Per rispetto. Essere pari, insomma. Perché lei che potenzialità ha?
da questo punto di vista? Come la vogliamo chiamare? Io ho un nome, però. Io ho tante potenzialità segnato. Quali hai segnato? Vabbè, un senso pratico, sì. Oltre alla diplomazia, la forza, l'equilibrio, la capacità di, non so se si chiama resilienza. Assolutamente. Mi cioè, piego ma non mi spezzo, comunque so reagire bene sì, agli sentito, eventi. Sì, ho sentito molto equilibrio perché... Ha reagito all'impatto di una forza negativa... Sentendosi male, giustamente perché era ingiusto ed era anche aggressivo in però qualche modo. Ha reagito con molta misura, quindi una capacità di affrontare la realtà con molto, cioè in modo flessibile a seconda di quello che accade. E poi che hai fatto? In che senso? Te ne sei andata? Ha finito la stagione o l'hai completata sì, la stagione? Sì, però? Sì. Perché però con poca serenità su questa agosto, cosa. Fino a un altro mese ho lavorato. Sei riuscita comunque a mantenere sì, sereni? Sì, però dicevo non vedo l'ora che finisca perché me ne vado da questo ambiente. L'ambiente non ti piace. Ma perché l'ambiente com'era questo ambiente secondo voi? Poco rispettoso quindi? Perché anche la collega... Un ambiente poco rispettoso che vuol dire? Che cos'è che non sono state rispettate? C'è anche la stessa donna delle no, la dignità. La stessa donna delle pulizie, a parte perché vabbè sei rumena, sei bulgara, non so. Però venivano trattati, diciamo, di merda in un certo senso, no? E loro mi dicevano a me, no, ma tu sei bravo, sei guardate gentile. Che lei sta parlando sempre lo stesso linguaggio, a me mi arriva sempre una, tu che sei però gentile, non state nominando. No, a me anche l'altra ragazza che c'era, che lavoravamo a ricevimento, tu sei gentile, no? Quindi voleva dire che comunque i datori di lavoro si comportavano in modo... Cioè, lei c'ha una cosa importante, Daniela. Il senso di giustizia. Fermati, Francesca, fermati. Il senso di giustizia. Il tuo problema, cioè la tua potenzialità, non il tuo problema, la tua bella cosa che hai, Daniela, è il senso di giustizia. E tu in un ambiente ingiusto, che non rispetta le regole, soffri. Quindi non puoi scegliere un ambiente dove questo senso di giustizia viene calpestato, perché sarai sempre insofferente. Se tu troverai un contesto imprenditoriale, manageriale, dove non c'è etica nel lavoro, non c'è rispetto, non c'è senso di giustizia, io sono d'accordo, mi puoi in qualche maniera riprendere se sbaglio, ma riconosco io per primo che ho sbagliato, se sono se faccio degli errori, se non sono veloce, se non sono eccellente in quello che faccio, però là dove tu probabilmente hai visto un'ingiustizia, lì c'è stata una grandissima sofferenza. Questo attenzione perché questo vuol dire che per te è molto forte ed è anche un motivo forse, che è qualcosa sulla quale tu devi lavorare, perché di contesti di lavoro dove c'è il rispetto delle regole e dell'etica non è sempre facile trovarli. Però deve essere un radar per te quando vai a cercare lavoro. Sai, quando c'hai dei contesti di ospitalità, di accoglienza, abituati a prendere gente dall'estero, gente che cambia ogni stagione, dove magari c'è il padroncino, insomma, è più difficile. No, mi sono resa conto. Probabilmente è un via vai. Mi viene da dire che tu in un contesto più strutturato lavori meglio, cioè tra virgolette l'azienda rispetto al piccolo imprenditore per te è un pochino più protettiva, perché l'azienda ha comunque dei valori, delle regole, l'imprenditore dipende un po' anche dagli umori, dagli sbalzi di umore, in questo caso la madre riminese fuori di testa, magari c'era anche un elemento, no? Tu dici ma io sì, non ho riferito subito, no? Cioè devi saper riconoscere, no? Quindi c'era... Però la reazione è stata spropositata, mi sembra, rispetto a quello, no? Quindi è stata ingiusta. E tu hai usato proprio il verbo giusto, che è una delle 24 potenzialità. Poi vi do un file, oppure mi date le mail e vi invio questo file Excel, ci sono delle domande alle quali rispondete, e sulla base di queste risposte in automatico vi vengono individuate le potenzialità più sviluppate. È una cosa automatica, quindi è una cosa che ha un limite, non è... come questi discorsi che stiamo facendo insieme, dove
è il dialogo, la percezione, l'ascolto, il racconto che ci racconta qualcosa. Però questo è importante, perché questo non è che la maestra o il docente universitario sa riconoscere il senso di giustizia, per dire, ti interroga su le teorie, no, del Kotler, non so. Abbiamo finito con, se queste sono le lezioni imparate, adesso ci vuole un momento finale di copywriting, di pubblicitario. Mi serve che trasformiate una, due o tre di queste lezioni imparate in uno, due o tre consigli / linee guida che vi possono servire, i migliori consigli che vi potete dare, i migliori consiglieri siete voi. Quindi sulla base del ruolo che avete scelto, delle soddisfazioni e insoddisfazioni che avete avuto, quindi delle lezioni che avete appreso rispetto alle soddisfazioni e alle delusioni, quali sono una, due, tre linee guida, quali sono uno, due, tre consigli brevi, tipo slogan, 4, 5, 8 parole che iniziano con un verbo, che sono delle linee guida, quindi non delle azioni, devi fare questo, ma sono delle linee guida, no? Quindi dei consigli che ti dai, no? Proprio sulla base di quello che tu hai appreso ora, analizzando con più attenzione cosa è accaduto in questo ruolo, in ambito professionale, tra le soddisfazioni e le delusioni, tra quello che tu hai elencato come lezioni imparate, prova a trasformarlo in una sorta di slogan pubblicitario, no? Quindi una frase breve, concisa, no? Con un verbo, con un'indicazione, non proprio appunto. E quindi i tre consigli, i due consigli, il consiglio principale. Da te voglio un supporto copy creativo eccezionale. Va bene, magari diamo una mano a chi non ha fatto. E poi ce ne andiamo a pranzo. Ci siamo. Marco, scalpita, caspita, siamo arrivati le due, non me ne sono accorto, scusate. Abbiamo la nostra carta da gioco, sempre lei, Francesca. La nostra è la mano. Front and woman. Vai Dani, noi tifiamo per te, eh? Il coach è uno che tifa sempre per la persona. Me la vuoi leggere intanto mentre gli altri scrivono? Sì, allora ho copiato da quello, dal signore. Sì, che realizza quello che ami fare. Sì. Ho scritto ama quello che realizzi. Un consiglio a me stessa. Molto bello, molto bello. E due. Ama quello che realizzi. Sì. Quindi parti da quello che già sai fare e da quello che stai facendo. Amalo, quindi riconoscilo. Dagli la giusta attenzione, la benevolenza. Ama quello che realizzi, molto bello. Ama quello che realizzi e due. Due. Realizza quello che ami, ma fallo, maledizione. Perché il mio problema è l'azione. Just do it, fallo, ok. Cioè, il mio problema è poi lavoriamo nel pomeriggio sull'azione. Belli, sono due slogan, bellissimi. Molto belli. Molto belli. Io ho un problema tra alfa e omega. Cioè no, ma questo me lo segno. Realizza quello che ami fare, ma fallo, maledizione. No, bellissimo. Non so se è più brava come copywriter o come illustratrice. Voi avete un feedback suo come illustratrice brava? Tu no, Adriano. Non l'hai visto, non possiamo giudicarlo. Non siamo qui per giudicare. Qualcuno ha buttato giù, qualcuno silenzioso? Prima che Marco ci stacchi la spina perché c'ha fame, se no. Allora, Maria Domenica, due, dei genitori religiosi avevi Maria Domenica, o no? Una nonna? Sì, ma non tanto l'influenza dei nonni quanto quella forse più di mio padre. Ah, sei nata di domenica? No. Neanche. Bella, la prima volta. Sempre, perché come è una sorta di autorità. Sorridi sempre, quindi, è un consiglio che stai dando a te, eh? Sì. È come un post-it da mettere sullo specchio, così la mattina quando ti lavi i denti o la sera prima di andare a dormire lo guardi
e te lo leggo. Oppure ti metti, capito, sul telefonino un messaggino, una volta a settimana, boom, ti arriva questa cosa, un alert. Realizza quello che ami fare, ma fallo, maledizione. Esatto. No, questo me la devo, scusa. Sorridi sempre. E credere in tutto quello che, insomma, che realizzo. Anche la minima, la grande, la piccola cosa, crederci sempre fino in fondo. Cioè ci credo, però manca sempre magari quella marcia. Credi in quello che fai. Cioè lo faccio, però deve diventare... Credi in quello che fai. Deve rimbombare proprio. Credi. Bello. Se sbagli. Bello, belli, è difficile, vai, daccene un altro. Daniela, Adriano. Io, che non sono un copywriter, ho scritto questo. Mischiati, parla, pubblica. Bello. Ah, questo sembra il payoff di un sito, del tuo prossimo progetto di co-working e di incubator in Puglia. Mischiati. Parla, pubblica. Ci piace. Grazie. Molto bello. Racconta molto di quello che ci hai detto finora, assolutamente. Certo. Daniela? No, mi sono molto simile ai loro, però va bene, non è che ho fatto proprio una frase, una slogan, però vai avanti che ce la fai. Bene, un invito, una motivazione, sì. Bello. E anche cioè, pieno di fiducia, che ce la fai, non so. È positivo. Sì, perché magari prima non credi in te stessa, non sai magari anche quali sono le tue potenzialità. Poi te ne sei appuntate un po' che sì, ti hanno detto gli altri. E poi magari ti rendi conto e quindi dici vabbè, allora posso fare qualcosa. Assolutamente. Anche senza quel che, come dice Beppe Severgnini, i che a volte sono da denunciare. Vai avanti, ce la fai, è anche più incisivo. Andrea? Ma io ho riassunto molto in una... Il consiglio che ti do è condividere ciò che penso. Ah, condividi ciò che pensi. Sì. E spesso rimane invece nella tua mente, esatto. Quindi pubblicalo, apri un blog, parlane con le persone. Assolutamente. Tu? Io. Vai. Silenzioso, ma... Sì, no, infatti. Tremendo. Tremendo? No, perché è tremendo? È tremendo. Vai. Su di me sono peggio. No, in realtà di difficoltà è quattro. Una può riprendere, cioè quattro in base alle lezioni. La frase che vediamo scritta lì, che è crea ciò che ami, non ciò che c'è. Perché cioè, appunto la sfida è anche quella di, secondo me... Creare qualcosa di nuovo, che appartiene a te. Perché magari uno pensa di amare qualcosa, in realtà ama ciò che... Stantio, ciò che già esiste, probabilmente dalla tua passione può nascere anche, diciamo, un'innovazione. Certo, cioè se aspettate gli stimoli esterni, gli stimoli saranno sempre di qualcosa che già si è visto. No, magari, cioè, per esempio, lei, pure io, diciamo, abbiamo una passione per la scrittura, però magari... Qual è il ruolo, scusami, che tu hai scelto? Sì, in realtà era scrittura, diciamo, sia personale, sia per il web, sia per... Ok. E appunto anche in quel campo, cioè uno può scrivere, non so, i promessi sposi, oggi non se lo leggerebbe nessuno, come puoi usare quell'abilità per trovare nuovi modi anche di, non solo di esprimersi, ma proprio di... Di realizzare te stesso, assolutamente. Sappiate che la capacità di scrivere sul web in questo momento è una delle figure chiave, che fra l'altro noi formiamo all'università, ai master, il content manager, il content editor, il web journalist, ma anche proprio la capacità di fare content marketing. No? Immaginate Google indicizza le parole chiave che usano le persone. Se voi avete un po' di strumenti, magari nel pomeriggio provo a darveli per scrivere, soprattutto chi si occupa di contenuti come voi, qualcosa anche sulla base, sì, dei tuoi interessi, delle tue passioni, di quello che ti piace fare, ma anche sulla base di alcuni segnali che ti arrivano alla rete, ad esempio ci sono gli strumenti di Google che vi dicono esattamente cosa le persone cercano sui motori di ricerca, quali parole inseriscono, quando scrivono Puglia, biciclette, noleggio bike, we are in Puglia o qualcosa. E quindi voi vedete il linguaggio, il vocabolario che le persone usano e questo database
di miliardi di parole chiave che vengono inserite ogni giorno nel motore di ricerca è a disposizione di tutti, gratuitamente. Esiste un modo, ve lo faccio vedere, e voi scoprite che in qualsiasi ambito, dall'alberghiero al creativo, all'informatico, eccetera, eccetera, c'è la possibilità di avere questi strumenti. Proprio la scrittura sul web è in continua evoluzione, cioè è un campo di sperimentazione tuttora aperto, quindi cioè, questo è una scommessa. Vabbè, poi la seconda era sperimenta, quindi si ricorda che comunque la prima, la terza apre il tuo mondo al mondo. Apri il tuo? Questo è il cioè, che diceva. Apri il tuo mondo al mondo. Al mondo. E la quarta, fidati di te. Perché se mi faceva la lezione di avere più fiducia nei tuoi progetti. Quindi magari sì, questo si ricorda. Bene. Valori condivisi. Bene, facciamoci un applauso e andiamo a pranzo. Bravi. Grazie di questa disponibilità, di questa apertura. Che, insomma.